Ed eccoci finalmente arrivati al reparto comics. Non è proprio tutto, nel so che ci sono alcune serie che non sono mensili ma sono bimestrali, eh, che quelle ve le faccio vedere dopo perché sono in un altro punto. Comunque qua ho cercato di tirare fuori tutte le serie che ho per farle vedere un attimo bene. Allora, partiamo dalla DC con i 33 volumi della serie regolare di Superman. I 33 volumi di Lanterna Verde, che sono quelli usciti fino, fino adesso. I 18 volumi della serie di Flash, i 18 volumi della serie di Wonder Woman. Questi sono di meno perché dopo sono cambiati. Eh, vedremo che la DC insomma, ha fatto parecchi cambiamenti. Una premessa: tutte le serie che vedrete, per quanto riguarda la DC, poi quando arriviamo alle altre, lo dico. Per quanto riguarda la DC, sono tutti parti dell'All New 52. cioè e le nuove serie della rivalutazione della DC, quindi quelle moderne da eh, diciamo dal 2011 insomma, 2011-2010. I Giovani Titani, una serie che pff, per fortuna si è conclusa perché mi piaceva sempre di meno. Come capirete mi piacciono i vecchi conservatori, non proprio le novità. La Justice League, i 33 numeri, questa è bellissima. Batman 33, una delle, delle serie più belle della DC in questo momento. I 22 numeri di Batman, il Cavaliere Oscuro, che vedremo, quello spillato, perché c'è anche quello brossurato che vedremo dopo. Justice League America, i numeri 14, con questa altra serie di supereroi messi insieme. Continuiamo con Injustice, Gods Among Us. I 20 numeri di questa serie che riguarda il videogioco che molti di voi avranno insomma, avuto l'occasione di, di provare all'interno di questi momenti. Batman, la vita di Robin, i quattro volumetti fantastici per scoprire le origini dei diversi Robin che ha avuto Batman. I 15 numeri della nuova serie di Flash che comprende Wonder Woman e Aquaman al suo interno che deve sia una copertina per la serie TV e 75 anni di Flash Variant Jumbo, insomma è un volume particolare. Le nuove avventure di Superman, 13 volumi usciti fino adesso, storielle autoconclusive che non hanno a che fare con la continuity ma che sono carine per rilassarsi. Il volume speciale di Natale di Natale dedicato al mitico Larflees, guardate che grosso. Ehm, qui abbiamo, le due, abbiamo la serie di Wolverine della Marvel Now, bellissima la serie della Marvel Now Incredibili Avengers che è arrivata al numero 21 prendendo dentro l'All New Marvel Now quindi come potete vedere ci siamo spostati sulla Marvel gli Incredibili X-Men eh, non la serie originale ma la serie dell'All New Marvel Now quella originale ce l'ho da un'altra parte ve la farò vedere più, ah, più tardi eh, i nuovissimi X-Men che sono, sono andati dal, dal numero 1 che era Marvel Now al numero 20 siamo arrivati alla All New Marvel Now con lo speciale La Battaglia dell'atomo, capitolo 1. Eh, ho preso solo questo perché volevo capire certe piccole dinamiche. Eh, torniamo un attimo alla DC con Giovani Titani Cappuccio Rosso e i Fuorilegge i nove numeri che hanno accorpato il brossurato, diciamo che forse era un po' troppo, sia come costo a 9,95 euro che come pubblicazione di, del personaggio di Cappuccio Rosso, alias Jason Todd, qua avranno capito tutti. I, I primi 20 numeri di Capitan America, il mio supereroe Marvel preferito e anche quello in assoluto preferito eh, Marvel Now e All New Marvel Now Iron Man e New Avengers, Marvel Now e All New Marvel Now fino al numero 21, che è quello uscito ultimo fino adesso Avengers, eh, Marvel Now e All New Marvel Now, i 19 numeri i 17 numeri di Guardiani della Galassia, bellissimo. Questa è una serie che non ci ho ridato una cicca, invece mi sta piacendo tanto. Tordio del Tuono, numero 20: finalmente una serie di Tora che non riguardi solo il suo rapporto con la Terra, ma in generale. Il prologo special della Marvel Now, l'inizio di una nuova era, quando erano uscite tutte le nuove testate, ottimo per i neofiti. Superior Spider-Man Team Up numero 34, che è partito con i primi 5 numeri, si intitolava Venom. Adesso non sto qua a farveli vedere, con i primi 5 numeri si intitolava Venom. Poi dal numero 6 fino al numero, diciamo così, 20, 23 mi sembra, 24, ha iniziato a chiamarsi Spider-Man il Vendicatore. Da quando poi la figura del Dottor Octopus è predominante nella vita di uh, Spider-Man. Uh, si è chiamato Superior Spider-Man Team Up e uh, qui abbiamo la serie dell'Ultimate Comics The Ultimates, bellissima questa serie veramente fantastica, ambientata nell'universo Ultimates, quindi un universo parallelo a quello dei supereroi normali, questi 16 volumi, per poi finire con Wolverine e gli X-Men, i, i 29 numeri della serie classica più quella Marvel Now. Ci spostiamo un attimo velocemente, speriamo di non fare vomitare di questi spostamenti. Speriamo che ci si veda bene. Qui abbiamo i 13 numeri della serie di Deadpool. I 14 numeri della serie di Indistruttibile Hulk. I 16 numeri della serie eh, Fantastici 4 della Marvel Now, che si chiude e poi ricomincerà e la serie regolare di Superior Spider-Man fino al numero 14 che è l'ultimo uscito dove ci sono molte sorprese. Poi abbiamo qui e vi faccio questi ve li faccio vedere eh, singoli perché sono importanti eh, per la serie eh, Avengers Deluxe presenta il numero 1 che è Captain Marvel, l'origine, diciamo, numero 2 Captain America Hail Hydra Numero 3 Mighty Avengers I Potenti Vendicatori con Luke Cage e Spider-Man anche all'interno della, uh, della formazione. Numero 4 Honslut scatenato, scatenato con anche Capitan America, eh, alias Steve Rogers. Numero 5 uh, Mighty Avengers I Potenti Vendicatori un altro numero dedicato. Il numero 6 è di nuovo dedicato a Capitan Marvel, una figura che diventerà sempre più proponderante nell'universo Marvel e quest'ultimo invece è un numero speciale di X-Men Deluxe presenta perché mi interessava le origini di uh, Nightcrawler con il suo ritorno a casa dalla uh, apparente morte e dopo andiamo avanti qui e vi faccio vedere i sei volumetti della uh, miniserie Evento Infinity completa, bellissimo con la prima cover sbrillucicosa variant con Thanos gli 11 volumi di un supereroe che malgrado sappia farsi leggere, è veramente. Inizia a essere pesantino perché bisogna leggere tante, tante, tante volumi. Guardate qua. In una pagina, quanti e quanti che ci sono, veramente, veramente, veramente tante. Però, bello bello bello. 11 volumi in Miracle Man, sempre detto dalla Marvel, e eh l'ultimo evento che è uscito il penultimo evento Cataclisma in due volumetti miniserie più il prologo all'All all New Marvel Now un nuovo inizio per l'All New Marvel Now abbiamo la serie irregolare di Vedova Nera, che è uscita in solo due volumi fino adesso What If Age of Fulton la saga completa, voglio vedere cosa sarebbe successo se avesse vinto Capitan America, fantastica in Age of Fulton, cioè non se avesse vinto Capitan America, se Capitan America avesse partecipato più attivamente alla distruzione di Age of Fulton Lanterna verde presenta Sinestro, una uh, serie che aspettavo da tantissimo tempo e finalmente è arrivata. Fantastico, le sue origini, ciò che l'ha portato ad essere malvagio. Eh, I primi due volumi della serie Rocket Raccoon, questo qua è veramente un figo, cioè non si può non averlo. E qua ci sono i volumi della nuova serie All New Marvel Now. Abbiamo i Fantastici 4, i primi quattro volumi, i due volumi di Hulk. La, il mini evento Original Sin, i primi due numeri devono uscire gli altri due. Winter Soldier, Capitan America presente il Soldato d'inverno. Mi mancava. Uh, Wolverine e gli X-Men della All New Marvel Now, quattro numeri. I sei numeri del nuovo Wolverine. Il primo. Uh... Scusate, il primo numero di Hulk. Ah sì, scusate, qua ce l'avevo in versione 1, versione normale, e una in versione metallizzata, guardate che bella che è, perché aveva dentro anche la maglietta con Keep Calm and I Am Groot, e i cinque numeri del, Amazing del nuovo Amazing Spider-Man dell'Old New Marvel Now. Questa era la prima parte di comics con le serie regolari, poi vi farò vedere adesso le altre serie, quelle che eh, prendo, diciamo... Ehm bimestralmente, semestralmente ecco un'ultima scorsa piano piano ci avviamo alla conclusione del video finalmente direte voi eh, ma abbiamo ancora qualche cosita da far vedere qui sempre per il reparto comics visto che ormai quello manga è finito abbiamo la serie degli incredibili x men dal numero 268 anche se c'è anche il 267 nascosto eh, degli incredibili x men fino alla fine dell'evento Avengers vs X-Men con l'uccisione della Fenice e quindi fino al numero 278 dove si chiude un'era e arriva la nuova Freedom Force. Qui sotto, invece, i 15 volumi di I Vendicatori, la leggenda. Eh, che conteneva, diciamo, un po' la caratterizzazione dei vari eh, vendicatori originali, la vera formazione originale. Quindi i due volumi su Thor. Dopo dal 3 abbiamo Capitano America durante la seconda guerra mondiale, quindi contro Hitler e i nemici classici. Il, il 3, il 4, il 5 Capitano America e Thor, come il 6 e il 7. 8 e 9 di nuovo Capitano America. Scusate, l'8 è doppio, che me l'avevano regalato e poi lo comprai anch'io. L'8, il 10, l'11 e il 12 con il nuovo Thor. 13 Avenger Store con la prima dicitura in americano Avengers 14 Iron Man Tor e 15 Avenger Store questa era la, la la collana completa iniziata a maggio 2011 e conclusasi a luglio 2012 e continuiamo andando indietro nel tempo sempre nel reparto Marvel tutti eh, la serie riguardante Capitan America, partiamo da eh, una serie che va fatto discutere dopo l'evento Civil War: i tre volumi su Capitan America, morte di un eroe, il primo dedicato a Wolverine e i Vendicatori, il secondo a Capitan America e l'Uomo Ragno e il terzo ad Iron Man, Pr praticamente. Come hanno regito eh, i supereroi più importanti dell'evento Marvel alla morte di Capitan America o presunta morte? Perché dopo un, um, un periodo di stasi in cui eh, sì, i super fan di Capitan America, tra cui sottoscritto, hanno scritto più, più volte alla Marvel e sono arrabbiati per aver fatto morire un così grande supereroe, eh, è stata lanciata nuova testata Capitan America Rinato. Rinato di cui eh, I primi tre volumi sono stati Rinato. Dopo chi impugnerà lo scudo con le sorprendenti conseguenze di Rinato, e si vedrà cosa succederà. La vedova nera, Falcon e poi via via così verso tutti tutti, tutti gli altri volumi che ci sono succeduti, tra cui poi la nuova serie eh, all'interno della, della testata di Capitano America, cioè i Vendicatori Segreti, eh, una piccola chicca. All'interno del numero 8, che vediamo qua, c'erano le esclusive strisce del 1940 di Capitan America e Bachi, quelle originali, veramente, veramente fantastiche, ovviamente ristampate. Fino ad arrivare al volume numero 36, si chiude un'era. Addio, Cup. Già dopo il 36esimo volume hanno deciso di chiudere anche questa serie, ma vedremo. Eh, anzi, vedremo, l'abbiamo già visto in questo video. Che poi. La Marvel ha ricominciato dal Marvel Now con un'altra serie di cap. Poi qui abbiamo alcuni eh, degli eventi, quelli che mi sono piaciuti di più, diciamo riguardanti la Marvel più o meno moderna, e qualche serie, un paio di mini serie o serie complementari sempre dell'universo Marvel. Eh, abbiamo Fury Itself, I Temerari, Ferite di guerra, uno di sei. Fino ad arrivare al 6 di 6. Questo mi è piaciuto abbastanza. Anche se Fear Itself, devo dire che già originariamente mi piaceva. Guardate qua: La figlia del teschio rosso, Sin, qualcosa di pazzesco. Poi la miniserie in 6 volumi più il numero 0 di A vs. Avengers vs. X-Men, l'evento che ha eh, preceduto praticamente a tutto l'Ambaradam eh, della Fenice. Eh, come potrete notare le prime tre cover hanno gli Avengers e invece eh, le eh, ultime tre, eh, le ultime due hanno X-Men, io sto con gli X-Men e le ultime due io sto con gli Avengers. Purtroppo mi ero preso un po' in ritardo nel prendere, ho dovuto recuperarle velocemente e quindi non erano disponib disponibili tutti in cover Avengers, perché chi se lo ricorda chi l'ha comprato, sa che c'era la doppia cover. Io sto con gli Avengers o io sto con gli X-Men. Siccome gli X-Men gli fanno una pippa agli uh, uh, Avengers, logicamente. Uh, io stavo con gli Avengers. La serie recentissima di cui stiamo aspettando appunto il film a maggio, speriamo che non sia una porcata: Age of Ultron in 6 volumi. Questa, guardate, spero che il film mi darà nuovo, nuova linfa, diciamo. Perché la, la serie fumettistica, questi mini 6 volumetti, non mi hanno detto granché. cioè, eh, guardate, nei primi 3 numeri sembra che debba succedere chissà che roba, negli ultimi 3, invece, boh. Non lo so, finisce un po' così. Vediamo quello che, quello che ci faranno sapere dal cinema. I due volumetti della mini miniserie L'ascesa di Thanos, la prima in versione variant metallizzata, L'ascesa di Thanos, Thanos distruttore di mondi veramente fantastico, un personaggio dalle mille sfaccettature e per chi fosse interessato a cercare le origini di questo personaggio, questi due volumetti sono imprescindibili. E finiamo qui con la serie 9 volumi, Capitan America presenta Il Soldato d'Inverno questa va comprata anche se non vi piace il Soldato d'Inverno, semplicemente perché è disegnata e sceneggiata da Ed Brubaker e Batch Guys, cioè qualcosa una copiata fenomenale eh, anzi, a dire la verità eh, fino al numero 7 è fatta da Batch Guys e Ed Baker, gli ultimi due numeri sono di Jason Latour e Maclean, non certo comunque Nick Clean, non certo dei novellini comunque la figura del soldato d'inverno che per chi si ricorda l'eroe diciamo di Bucky Barnes è quello eh, è diciamo il compagno di Capitan America che l'ha seguito durante la seconda guerra mondiale forse è morto forse no lo scoprirete meglio all'interno di questa eh, diciamo così testata dove si punta le riflettori su di lui Qui andiamo veramente tanto indietro nel tempo, eh, magari vi abbia già fatto vedere delle serie di Capitan America e Thor che sto recuperando e ho recuperato nel corso delle fiere che sono sparse qua e là per, non solo per la mia camera ma per la mia casa perché non riesco più a trovare un posto dove metterli. Qua ci sono i pezzi un po' più vecchi, non li chiamo rari perché sapete, al di là del collezionismo, non mi interessa se sono rari per me o per gli altri, mi interessa che siano rari per me, cioè che siano veramente importanti e significativi per me. Qua ci sono una serie di 10 volumetti originali, Captain America, proprio in, uh, in inglese, uh, in americano, guardate qua, 1 per farvi capire, Submariners Goes Wild, uh, 1 numero 365, adesso non mi ricordo esattamente uh, di che anno sia, qua c'è scritto 1989, quindi... Eh, credo che siano di quegli anni lì. Ci volumetti, poi vi faccio vedere solo questo: il numero 1 di Capitan America delle edizioni Corno. Quindi quello che è uscito, eh, la, la primissima serie, la primissima edizione. Guardate, in regalo manifesto adesivi la leggenda vivente: contiene anche X-Men. Quindi il primo numero uscito in Italia di Capitan America. Questo eh, credo sia tra, tra gli originali. Perché vedete, sotto si guardava se in mezzo c'era segnato di rosa allora voleva dire che ehm, erano recuperati invece così sono quelli originali il numero 1 2 3 il 5 il 6 il 7 l'8 poi andiamo avanti qui il 9 20 23 29 40 45 51 e così via insomma fino al 121 non ce li ho tutti li sto recuperando alla mia libroteca la, scusate, alla mia fumetteria di fiducia alias libroteca di Trento in Mazzini eh, mi stanno tenendo ancora via la serie quella corno originale che io recupererò volta per volta anche a dei prezzi accettabili qui invece abbiamo alcuni volumi che non c'entrano nulla o meglio, questo l'iniziativa Punisher World Journal questo l'avevo preso solo, lo ammetto perché era grosso questa figura di Punisher così grossa mi ispirava tantissimo What If Civil War, se avesse vinto Capitan America e la, 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 la guerra civile e anche al suo interno What If Secret Invasion. Eh, L'epilogo di Civil War, con la confessione di Capitan America, per Max Comis di Guard Tennis e Dan Ferry, Thor Vikings, la scoperta dell'America è qualcosa di veramente bello e il primo numero ristampato il premisissimo numero Marvel Collection Capitano America numero 1 diciamo non il numero 1 ma eh, come vedete è il numero 7 sarebbe dell'edizione originale che io ce l'ho qua l edizione originale 200 lire andiamoci conto questo sono i numeri diciamo migliori ristampati eh, ristampati per qualche edizione particolare altre piccole cose messe qua e là il volume eh, per la collezione 100% Marvel, Doctor Strange Il giuramento, bello mi è piaciuto visto che il Doctor Strange è uno dei miei personaggi preferiti, anzi, character preferiti come dicono gli americani. Un volume gratuito dei Vendicatori numero uno preso al Free Comic Books, Free Comics Book Day, Books Day eh, del, della mia fumetteria. Il numero 7 di Marvel extra presenta Capitan America in questa versione contro Devil. Uno speciale Capitan America con il nuovo cap con addirittura. Un cap di colore. Ehm, I numeri 1 dal numero 1 fino al numero 333, ovviamente, della serie FF Fondazione Futuro, dove per un periodo eh, Spider-Man, l'uomo ragno, ha sostituito l'uomo torcia la torcia umana scusate all'interno della ehm, diciamo così della mitologia dei fantastic four eh, poi qui sotto abbiamo una storia completa di Bandy salis silvestri civil war l'iniziativa eh, che segue diciamo l'evento di civil war e questi quattro volumi fantastici e imprescindibili per chi vuole conoscere le origini e la storia del Doctor strange Eccolo qua di Stanley e Steve Dicto, signori, la Marvel Collection divisa USA 4 volumi: Doctor Strange, il maestro delle, marti, de, sì, delle, marti, delle arti mistiche. Eh, il secondo, non ha titolo, terzo, L'arrivo di Umar, e il quarto, Le sabbie della morte. Eh, sono stati letti uno al mese circa e sono stati molto, molto carini per spiegare proprio l'origine del Dottor Strange. Qui abbiamo tutte quelle serie regolari che sono mensili, eh, diciamo in edizione magari più o meno economica, che non fanno parte dell'ambiente Marvel o DC, o quantomeno ne sono paralleli, ma fanno sempre parte della Panini Comics che li, eh, li edita appunto della DC Comics o della Panini Comics. La serie fino adesso è arrivata al numero 27, The Boys, avevano fatto dei volumi anche più grossi una volta, ma ho preferito aspettare. Eh, che ci fossero i volumi più piccoli in azione economica 3 euro e 30 mi sembra vediamo questo che è l'ultimo numero uh, sì, no, 3 euro 3 euro quindi va bene non male The Boys i supereroi come non li avete mai visti c'è cioè, la dicitura nei primi numeri perché è proprio questo spaccato sui supereroi come in realtà eh, sarebbero o saremmo noi se avessimo dei superpoteri cioè persone molto più normali, ricche, piene di vizi, di, di lussuria, piene di di, di... di qualsiasi errore normale può essere commesso da uomini o donne che hanno dei superpoteri al giorno d'oggi. Quindi qualcosa di diverso rispetto all'integerimicità del... mi sono inventato una parola... l'integerimicità dei supereroi Marvel o DC. La serie è bellissima, questa non le avrei dato una cicca all'inizio ma mi sto proprio divertendo tanto. Delle Teenage Mutant Ninja Turtles, siamo arrivati al numero 19. Compreso lo special qua, ehm, lo special di Natale. Fantastico il fatto che sia stata rivisitata l'origine delle tartarughe in maniera molto più bella secondo me rispetto all'originale. Quindi questa volta Eastman, Waltz e Duncan hanno fatto qualcosa di, eh, di veramente carino. E non poteva mancare... La mitica serie, adesso siamo arrivati al numero 29, anzi 30 di Star Wars, il nuovo periodico che ovviamente è stato fatto uscire anche per ehm, diciamo così, oltre che ampliare il mondo di Star Wars per tutti gli amanti della saga, sapendo che nel 2016 uscirà il primo episodio della nuovissima trilogia. Sarà per eh, dare, diciamo, un'infarinatura a chi non conosce il mondo di Star Wars e eh, riportare le vecchie leve, insomma, al. A scoprire il di Star Wars. al suo interno, abbiamo varie mini storie, miniserie. Tra cui guardate qua, per esempio, eh, Darth Maul che ha un fratello incredibile, ma vero, abbiamo La Morte di Boba Fett, abbiamo Qui Gon Jin e i suoi primi Padawan. Jango Fett. Insomma, tutta una serie di, di... Guardate qua Darth Fener, le prime storie, insomma. E qua guardate quello che continuerà la prossima trilogia. Adesso mi sposto un secondo, e mi scuso per il casino, però visto che le avevo messe qua, adesso lo faccio vedere. L'altra serie, eh, arrivata al numero 10, che sto completando, sto andando avanti adesso a seguire, I Men and the Masters of the Universe. Per chi non lo conosce, ehm, il principe Adam, il principe di Eternia, colui che deve gridare... Con la sua spada magica in mano per il castello di Grayskull a me diventa pieno di poteri e soprattutto combatte Skeletor, questo teschio, diciamo così, um, malvagio e pieno di avidità. Vedremo che poi ci sarà anche uh, qualche um, avvicinamento al mondo di sì, dei sueroi di sì, questo lo condivido già meno. Comunque. Un'epopea che, meno male che è stata recuperata perché ci tenevano. Guardate qua il mitico Battle Cat, un altro cartone insomma, animato che ha fatto la nostra infanzia e di cui era giusto rinverdire le origini e tenerlo, eh, tenerlo fresco. Sembra un po' il Conan eh, moderno dei No altri. E qui abbiamo un po' di cose speciali, un po' di numeri particolari. Diciamo ci sono alcune serie di Sea Comics o Marvel. O che pure non c'entrano niente, sono semplicemente panini e, eh, e altre invece che sono volumi da soli, 100%. Insomma, un po' di robette carine e miste. Cominciamo dalle serie regolari della DC. Cominciamo da Catwoman, siamo arrivati al numero 7. Vabbè, ho la 8 e il 9, ma devo ancora leggerli, quindi eh, intanto sono dentro nell'armadio. Catwoman, l'avversaria più sexy del Crociato incappucciato. La Batman Incorporated, che è finita con il numero speciale per il 75 anniversario di Batman, fino al numero 6, è qualcosa di nuovo e di frizzante, grazie a Grant Morrison, che ha portato eh, Batman non solo nell'ambiente americano, ma anche in quello internazionale. I tre volumi della saga più bella, brossurata, secondo me. dei... Del crociato incappucciato, che è Batone e Robins. con Batwoman e Robin, chi segue eh, le testate di si sì, sa perfettamente cosa è successo a Robin negli ultimi tempi. Questo era lo speciale sono dei guffi. Abbiamo qui poi Batone il Cavaliere Oscuro brussurato. Era cominciato così. Eh, era cominciato così per i primi quattro numeri, poi ho deciso di unirlo con la serie regolare che vi ho fatto vedere prima. Ed è diventato uno spillato normalissimo. Eh, quindi eh, ci teniamo così. A me piaceva di più questo qua, perché pure costando di più, aveva solo storie su il cavaliere oscuro, invece adesso l'hanno unite un po' tutte. I tre numeri di Batwing, il diciamo così, uh, il Batman di colore, uh, quasi tutte le sue avventure, sono ambientate in Africa. Combatte l'oppressione e la tirannia delle, diciamo così, dei, dei poliziotti locali eh, dell'esercito appunto corrotto e pieno di malvagità. Cappuccio rosso e i fuorileggi, un'altra serie che riesuma il buon Jason Todd alias secondo Robin di Batman. E... C'è una serie un po' particolare, devo dire che adesso sto andando avanti, ma non so quanto la seguirò ancora perché. Spero la facciano finire qua con il numero 7. I due volumi fantastici invece di Batman Harley Quinn. Questa è la mia super cattiva DC preferita. Cioè guardatela, è una pazza. È una pazza però estremamente sexy. E... Sal fatto suo. E mi piace perché non rinnega mai il suo passato. È solo un po' stupida, ma non si può essere perfetti. E ultima serie. Dedicate diciamo, al mondo del crociato incappucciato è Batgirl. Qua arrivata al volume 8, ma c'è di là il 9. Eh, forse tra le più belle, insomma, dove eh, si racchiude tutta la storia di Barbara Gordon e le conseguenze per la ipotetica uccisione di James Jr. Gordon. Poi ci spostiamo qui, abbiamo la serie di Amazing Spider-Man dal numero. 583 con il ritorno dell'avvoltoio eh, con la saga completa fino al numero 600 che è stato il penultimo eh, prima che il dottor octopus entrasse nella, nella mente di peter parker e qua ci sono tutti eh, tutti i numeri dal 583 appunto al 600 quindi sono eh, 17 numeri devo dire che questa serie mi è piaciuta abbastanza ed è difficile che io dica che una serie di Spider-Man mi, mi sia piaciuta veramente veramente tanto eh, soprattutto perché pensavo che con l'avvento del Dottor Octopus invece si perdesse molto eh, dico di Peter Parker, della vita di Peter Parker, in realtà invece non è così andiamo avanti con un'altra serie che sta avanti anche se questa costicchia devo dire perché siamo sempre intorno ai 12,50€ mi sembra l'uno le storie di Superman Batman divise per volumi sono fatte veramente bene perché hanno eh, beh, la carta che piace a me, è bella patinata, soprattutto hanno una bella introduzione dove si spiega sia quello che si leggerà nel volume sia insomma, un po' di corollari riguardo ai due personaggi magari che non si conoscono e poi inizia diciamo, la, 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 la saga all'interno di questo volume. Il primo volume, Nemici Pubblici. La seconda, la ragazza di Krypton. Terzo, potere assoluto. Quarto, massima vendetta. E cinque, i nemici tra noi. Vediamo che c'è anche l'ambiente dei cavalieri di Smeraldo. Passiamo qui vicino adesso. Questi vi li faccio vedere così a uno a uno, perché tanti sono singoli, sono imbustati. Insomma, un po' così. Scusate la voce, ma mi è venuto un po' di raffreddore. Allora. Il volume Capitano America la leggenda vivente con la storia completa di, di Grano e Alessio, uh, bellissima, bellissima perché uh, è ambientata tutta nel 1945, divisa poi per fasi fino ad arrivare ai giorni nostri. Mitico cap, veramente, veramente mitico. Questo bellissimo volumone Capitano America, rosso, bianco e blu, che ho trovato alla fiera del fumetto di Villafranca, ne ho già fatto la recensione. Un volume in occasione del suo sessantesimo anniversario. Qualcosa di veramente epico. Spider-Man 99 Problemi per la serie Marvel Knights. Una boiata pazzesca. Eh, non fidatevi se vi dicono che è un gran bel volume perché ci sono tutti eh, i nemici di Spider-Man insieme. A me non è piaciuto per niente. Per la serie Collezione 100% Marvel abbiamo la serie di Spider-Man col ciclo di. Stravinsky e Romita Junior abbiamo il libro di Ezekiel L'uomo ragno conseguenze inattese Finché le stelle non si spegneranno E buon compleanno questa era la serie Per quanto riguarda invece sempre la collezione 100% Marvel però slegata da questa Spider-Man il regno qualcosa di veramente bello dove c'è questo ipotetico Uh, Spider-Man vecchio, uh, diventato appunto un anziano, proprio 35 anni, quindi quasi settantenne, uh, insomma, che deve combattere con particolari problemi. E, ah, e l'ultimo, scusate, questo l'ho do dovuto trovare, diciamo così, uh, separatamente. Questo volume di Spider-Man, sempre della serie Stravinsky Romita Junior, tornando a casa. Uno speciale Superman-Batman Signori della Magia di Bunkers Cross Deering. Qualcosa di, eh, di carino per vedere all'interno dell'ambiente DC sì come il crociato incappucciato e Superman si arrabattino quando ci sono problemi magici e non sono supereroistici. Il volume è appena uscito di Warren Ellis e The Client Shelby Moon Knight dalla morte. Vi dico, guardate, io non conosco bene il personaggio di Moon Knight, lo ammetto, e volevo prendere un volume che fosse... Eh, autoconclusivo qualcosa di qualche saga eccetera per iniziare a scoprire un attimo questo personaggio. Devo ancora leggerlo quindi non vi so dire. Andiamo avanti con un volume fantastico. Il Papa per la collezione 100% sempre da Panini Comics. Il Papa Terribile della Rovere. Eh, dopo la morte del Papa Borgia, qui troviamo Iodorowski e Teo che ci danno un. Eh, versione molto fantasiosa molto dissoluta eh, pieno di qualsiasi eh, spregiudicatezza e, e privi di qualsiasi valore i, il clan dei della rovere come si è eh, comportato quando è andato al papato un altro volumone appena uscito adesso i figli di prometeo devo ancora leggerlo ma eh, dalla trama e dal titolo mi ispirava tantissimo un tempo gli dei dell'Olimpo erano temuti, oggi sono delle prede, veramente, veramente fantastico! Deve essere qualcosa di, eh, di fenomenale. Vi faccio vedere un assaggio dei disegni: che roba, cosa di bello, bello, bello. E la serie qui sotto, in quattro volumi: delle aquile di Roma, anche questo è di Enrico Marini mi piace tantissimo. Questa ambientazione storica romana, come potete vedere. Gli addestramenti, le storie, gli intrighi, eh, le, le, le questioni politiche, le torture, eccetera, una serie di cose, la caccia, insomma, come si gestiva un po' l'impero romano tra gladiatori e, e senato, volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4 Saria le tre chiavi anche questo credo sia il primo volume ma vedremo sempre questi formati molto grandi però guardate eh, ambiente tra il magico e il fascistico qualcosa che andava andava comprato anche come denuncia storica intanto venezia e questo volumone di, di cui ne vado molto fiero di david Prudhomme Rebetico la mala erba della fandango con l'oppress no per chi non sapesse cos'è il rebetico? Diciamo, il rebetico vorrebbe dire vietato in greco. È una parola eh, che si usava per definire le canzoni e le musiche che durante il periodo degli anni 30 di Colonnelli erano vietate perché parlavano eh, di cose, di argomenti un po' dissoluti, diciamo, dal bere alla droga, fumare il narghile, eh, ubriacarsi, non fare niente, insomma, le classiche... Canzoni molto valiste che noi tutti siamo abituati adesso ad ascoltare nelle taverne della Grecia, qualcosa di veramente bello perché non solo è qualcosa di, di interessante sulla tradizione greca, ma è anche uno spaccato sulla società del tempo. Andiamo avanti qui. Eh, abbiamo quest'altra colonnona grossa che vi faccio vedere, che anche queste sono serie, sono miniserie, volumi autoconclusivi, altre piccole cose. Uh, abbiamo la serie fino adesso in sei volumi completa di The Strain di Guillermo del Toro stanno facendo adesso la serie tv appunto su Sky per chi volesse visionarla il fumetto è molto molto carino i tre volumi uh, del Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatore cioè che l'ha portato Salvatore insomma, in cinema da segnalare Giuseppe Camuncoli colui eh, che insomma, ha disegnato anche i Guardiani della Galassia ha dato un aiuto anche su Pioglio Spider quindi, insomma un po' di, di, di copertine tre volumi completa i primi due volumi di Highway to Hell qua è un'opera a metà tra l'underground e eh, terrorismo, esoterismo guardate, mostri insomma cose... cose che piacciono a me, guardate, benvenuti nel teatro del dolore, dice quello uno, e il secondo dice tira fuori il peggio di me. Poi il uh, volume autoconclusivo Comeback di Brisson, Walsh e Belair, bello, mi è piaciuto questa storia uh, ipotetica sul tornare indietro nel tempo, bella, bella, bella. Poi qui abbiamo un'altra piccola serie in quattro volumi che però spero andrà avanti all'infinito. Le, le migliori storie di Capitano America di Ed Brubaker, lo sceneggiatore. Qui abbiamo Fuori dal tempo. Sono tutte storie che sicuramente io ho già negli altri volumi, però averle in una collezione bella di Ed Brubaker un po' forse costosita, era 14 euro l'uno, però insomma. Fuori dal tempo, volume 1. Il volume 2, Il soldato d'inverno, per chi inizia a guardare i film solo adesso. Rotta di collisione con... La, eh, i disegni di Mike Perkins e soprattutto le la prima apparizione di Crossbones e il Blitz del secolo con Stewart King, ultimo, ultimo volume che è uscito. Guardate, guardate che disegni, una cosa fantastica, mitico cap. Speriamo di andare avanti con la serie. Volume singolo per la Max della Panamax Comics, The Hood, pietre insanguinate. È stato abbastanza carino, però devo saperne di più di questo personaggio creato così. Eh, bellissimo volume 1985 di Mark Miller e Tommy Edwards, Visitatori, in cui ci si chiede cosa succederebbe se i supereroi facessero realmente parte della nostra realtà e non di una realtà parallela con questo bambino che poi alla fine salverà la terra grazie ai supereroi. Serve per la colonna Max The Punisher, Born. Di Gartennis, tennis, questo andava preso uno perché era il punitore, ma due soprattutto perché era Gartennis tennis. Eh, per la collezione 100%, Doctor Strange di Mark Wade e Emma Rios, Il Dottore è fuori. Eh, una serie quasi da cartone animato quasi giapponese: con eh, il Dottore in figura quasi outsider, in cui cerca di trovare il suo, eh, suo nuovo accolito. Che poi scopriremo essere questa ragazza. I due volumi di Caligola, bellissimo. Questo orrorifico Caligola Il Cuore di Roma. Il secondo volume, e il primo è questo. Eh, con eh, una versione molto splatter e molto eh, esplicita eh, degli intrighi romani del tempo. Ovviamente del tutto fantasia, con anche qualcosa di esoterico. Questo è appena uscito. La Star Comics presenta le sette meraviglie. È qualcosa di un volume. Ognuno dedicato alla storia, all'origine. E la costruzione eccetera di ognuna delle sette meraviglie del mondo antico si inizia con la statua del tempio di Zeus a Olimpia. Non poteva mancare i due volumi di Star Wars: Eredità l'uno e il tre. Il due non l'ho preso perché non ho intenzione di continuare la serie. Il primo l'ho preso perché eh, raccontano le storie successive alla, eh, alla battaglia di Yavin, quindi con gli eredi di Luke Skywalker. invece questo semplicemente perché racconta delle storie su Obi-Wan Kenobi, insomma, come, è avanti le sue, come sono andate avanti le sue avventure dopo aver lasciato lì, diciamo, ehm, Anakin Skywalker. Collezione, per la collezione 100% Max Howard il papero, questo è fantastico. Ci si mette tanto a leggerlo, eh? perché bisogna ragionarci su quello che, su quello che dice. Lascia perdere. A World of Paper c'è un topo in prima pagina, lo scoprirete al suo interno perché è un qualcosa di assurdo, non senso, ma nello stesso tempo ci fa capire come la società di oggi sia marcia e sia anche senza eh, quasi senza speranza, insomma, quasi veramente senza speranza, mentre lo si legge, si percepisce proprio il disagio di questi personaggi all'interno di, eh, di questa bella collana, specie protetta, è il titoletto un volume speciale su Damian di Andy Kubrick, il figlio di Batman eh, tutto su Damian, Damian Wayne, il figlio naturale di Batman e Talia al in un volume in cui lui crede che Batman sia morto eh, viene messo alla prova da Batman stesso e da Alfred per vedere come si sarebbe comportato dopo la morte del padre, vedremo che eh, disilluderà, eh, un po di, deluderà un po' di aspettative come avrete capito Robin è il mio personaggio preferito, quindi tutti quelli che hanno interpretato Robin devo scoprirli, devo cercare di, eh, di averli e quindi per la serie All Star, DC All Star, il volumone Batman e Robin di Frank Miller e Jim Lee, eh, edizione Planeta di Agostini, guardate adesso, a parte la lussuosità del volume, guardate i disegni e la carta, questo è un appartenere, scusate comunque, guardate, bellissimo, grande da gustare, Scarlet da gustare, la Batmobile, guardate che bel disegno, insomma, veramente, veramente da gustare, qualcosa di particolare, insomma, per gli amanti di Robin. Uff, sì, colazione, scusate, collezione 100% Marvel, Capitan America, il prescelto, di David Morrell e Mitch Red Redweiser, e teatro di guerra, soprattutto questo bello, Jenkins, Erskine, McCree, Blanco e Bonetti, è stato uno dei primi eh, 100% Marvel che ho acquistato, dove Capitan America se ne va in Iraq al giorno d'oggi, a dare una mano ai Marines, qualcosa di molto Clint Eastwoodiano, che ora richiede intendere. Intendere lo speciale sul mio villain maschio preferito della DC: Spaventa Passeri hanno uno. Le origini del Dr. Crane, le origini della, eh, delle fialette della paura, qualcosa del seno della paura, qualcosa di veramente fedele negli abissi della paura, veramente, veramente bello. Jones Murphy Lowridge, consigliato a tutti. Un piccolissimo capolavoro che devo dire costicchiato abbastanza perché 11 euro per un volumetto di 60 pagine neanche, certo, è Alan Moore disegnato da Dio e soprattutto. Guardate qua: Alan Moore, One Cos'è Rip e Anthony Johnston, adattamento: tutto in bianco e nero. Storie d'amore e di sangue, qualcosa di. appunto, vi dicevo, queste bellissime storie di Alan Moore, storie. D'amore di sangue, la mascotte Milo intanto che non ha potuto far a meno di venire. Ciao, Kino Ciao ciao, salute a tutto il canale. Woof, woof, woof. Thumbprint di Joe Hill basato su un racconto di Joe Hill. Scusate, eh, Jason Ceramella e Wilk e eh, Questa storia di questa reduce eh, donna che ha fatto cose indicibili mentre era nell'esercito, insomma, qualcosa di sprezzante, ma molto molto carino. Bellissimo Superior Carnage per la collezione 100% Marvel, i disegni soprattutto più che la trama, mi sono piaciuti i disegni di Superior Carnage, io adoro i simbionti, quindi figuratevi. La saga che sta dando avanti la serie di Thor di Stravinsky, il volume 1 Rinascita, il volume 2 Padri e Figli. Qui è caduto tutto ovviamente il volume 3 Momenti decisivi. Il volumone Wanted, Wanted Omnibus Edition di Mark Miller, J.J. Jones e Paul Mounts. Fantastico, soprattutto per i disegni, anche questo: uno spaccato sulla società americana. Fantastico. Personaggio Milo, questo personaggio che viene trattato male da tutti, e poi diciamo ottiene questa specie di superpoteri. Eh, più che superpoteri. Super poteri narosi da insomma, perché si scopre essere ricchissimo. I due volumi di The Spirit di Darwin Cook, personaggio creato da Will Eisner. Azione mistero avventura, come dice qui il bollino. Anche questo è qualcosa di particolare, soprattutto nei disegni, perché sono eh, veramente una cosa vecchio stile, d'altro canto Will Eisner, però mi è, mi è piaciuto molto più il volume 2, questo qui è in realtà del volume 1, mi è piaciuto, però eh, carini carini tutti e due, insomma erano, eh, sono stati editi dalla DC, collezione 100% cult comics. E ultimi, ma non per questo di, minio, di minore importanza, i due volumi di Croft di Gar Tennis. Il primo, e il secondo, invece, di David Lafam, Jerry Barreno, Valori di Famiglia. Tutti e due fantastici. Il primo, in ugual modo, anche perché è grande, enorme. Eh, faccio vedere qualche tavola velocemente, perché se no qua mi censurano il canale. Croft, la recensione l'ho fatta. Bello e consigliabile a tutti. Andiamo avanti con la penultima parte del video, stiamo arrivando addirittura a finale perché poi c'è solo un'ultima parte un po' più eh, pesantina diciamo. Questo è il reparto Disney più qualche altra piccola cosa appena comprata, Disney in parte vecchia, in parte nuova e eh, in parte insomma le nuove pubblicazioni della Disney Panini. Partiamo innanzitutto da una serie a cui sono molto affezionato che è Mega, Disney Mega: Storie Nuove dal mondo. In cui l'idea era far conoscere ai ragazzi italiani della Disney, fan della Disney le storie di tutto il mondo. Divise per personaggio ogni volta, c'era questa scheda, ecco, per esempio questo numero qua è tabetta carta E sul finire c'era una storia, vedete, topolino più per suituto natalizio che viene dalla Finlandia, una storia finlandese. Addirittura, nei primi numeri, ecco questo qua: la storia finlandese. Addirittura, nei primi numeri c'erano anche, eh, anche lingue originali. Per esempio, eh, guardate: qua la Svezia, dalla Svezia, di nuovo dal Brasile, poi dalla Cecoslovacchia. Insomma, vari disegnatori si sono alternati. Poi questa serie purtroppo si è interrotta e mi è dispiaciuto. Top 1959, tre grandi numeri completi di Topolino commentati dell'anno 1959 questa ristampa, prende tre storie di Topolino scusate, tre Topolini del 1959 li ha ristampati e, eh, con le storie e le rubriche intere che c'erano a quel tempo vedete qua le didascalie, quanto fossero eccetera eccoli qua sono... Il numero 222 del novembre del 10 novembre 1959, il 223 del 25 novembre 1959 e il 224 del 10 dicembre 1959. Queste le tre stupende copertine. Abbiamo qui: The Best of People le più belle storie dello svanito più famoso del mondo. Mi ricordo ancora, guardate qua, questo risale al 2002 perché c'era il prezzo ancora in lire: 9.500 lire, 4,91 euro. E con qualche rubrichetta iniziale di, eh, di spiegazione, le storie che loro considerano le, le migliori, insomma, alcune delle migliori tra tutte le storie di Pippo, eh, fin dai primordi per arrivare all'età moderna. Un volume che sono riuscito a recuperare e che hanno, hanno ristampato è Vite e dollari di Paperone dei Paperoni, i collezionisti... Non stiamo qui subito a saltare sulla sedia perché come notate da questa eh, piccola ehm, scritta è speciale 60 anni. Purtroppo è la ristampa che hanno fatto per i 60 anni, non certo quello originale. Purtroppo non sono riuscito a trovare l'originale. Comunque anche qua le migliori storie di Zio Paperone disegnate da vari autori americani e italiani. Questo, questo è un volume fantastico, appunto Fantastico Walt per i 100 anni dalla nascita di Walt Disney non ho fatto eh, questo eh, volumetto qua per i 100 anni della Disney questo volume fantastico che alterna, alterna storie alla creazione di Topolino tutte le tecniche dai primordi fino ai giorni nostri bozzetti in bianco e nero storie con Ezechiele Lupo eh, addirittura il topolino degli anni 30 in primissimi cose e addirittura tutte le storie tutti i personaggi divisi per storie con delle rubriche fantastiche tutto sul vecchio zio walt un altro volume che merita di essere visto da vicino è paper dinastia lire 16.900 euro 8,73, I migliori soldi spesi per un fumetto Disney: Paper Dinastia, la grande storia dei paperi più famosi del mondo. Questa qua eh, so che ce l'hanno magari in tanti, però vedete: Paper Dinastia di, di Don Rosa con la saga di Paperone, con lui che racconta, diciamo tutto in prima persona, tutto quello che è successo durante la. la, la la sua vita, le origini dalla Scozia ciao America, il Texas, il Montana le miniere, il ritorno a casa le pepite e poi tutte, tutti i capitoletti diciamo della parte moderna della vita di Paperone e Paperoni qualcosa di unico e fantastico almeno per me la ristampa di due manuali originali del, delle giovani vermotte e di Donna Papera o da qualche parte anche le, 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 proprio gli originali che erano 6, 7, 8, i manuali dei giorni Marmotte e quello di Una Papera invece non ce l'avevo. Quindi quando la Gazzetta dello Sport ha deciso di ristamparli, mi sono buttato a capofitto. L'esplosivo di Namite Blah, un volumetto che ho avuto fare nel 2006 sulla figura di Namite Blah, ma soprattutto con storie storie metà moderne e metà vecchie insomma per caratterizzare un attimo questo personaggio che è stato rilanciato nella Disney moderna eh, pre, pre e post panini abbastanza prepotentemente un altro volume fantastico che bisogna vedere da vicino è questo speciale di paralleli numero 6 sulla figura di Walt Disney guardate guardate questa figura nonno Walt zio Walt papà Walt chiamiamolo come vogliamo un personaggio Fantastico, imprescindibile, che ha accompagnato la nostra infanzia. Una persona autorevole, ma una persona anche piena di valori. Una persona che ci ha insegnato l'amore, che ci ha insegnato a sognare, che ci ha insegnato a credere nell'amore a prima vista, però in un, in un amore puro, insomma. Walt Disney. Tutto questo è Walt Disney. Questo volume è. Io lo rileggo sempre, almeno una volta all'anno, perché ci sono delle cose che mi dimentico. C'è tutta la caratterizzazione degli studi di Burbank, ci sono le mappe, eh, guardate qua i primi disegni con Topolino, la galleria. Aspettate, che vi faccio vedere. Eccoci qua, eh, tutte le, le frasi più famose di Walt Disney riguardo, divise per. per Diciamo per argomento, per esempio, leggiamo questa, famiglia. La cosa più importante è la famiglia. Riuscire a mantenerla unita. Tutto il nostro lavoro si rivolge alle famiglie. È proprio ciò che ci auguriamo di fare. Un uomo non dovrebbe mai trascurare la famiglia per gli affari. Tanto per dirvi: l'arte e la tecnica di come si disegnano. Gli autori famosi italiani, persone eh, cosa hanno detto di lui? I vari personaggi dell'epoca. Eh, il sogno si avverò quando ho aperto Disneyland. Guardate qua con, con la mappa: guardate che bella! La mappa di Walt Disney. Disneyland fantastico, fantastico. Insomma, un volume che devo ringraziare mio padre perché l'editoriale DOMUS della Parallel di Disney, insomma, eh, è qualcosa di vecchio. Prima mi ero dimenticato visto che li ho comprati da poco per le grandi opere a fumetti Alexa di Alexander Dumas e Tre Moschettieri di Roy Thomas e Hugo Petrus. Devo ancora leggerlo perché l'ho comprato tipo tre giorni fa. E Velvet che si compra solo perché è di Andrew Baker, al di là della trama che comunque è eh, molto carina. Qui abbiamo poi i primi tre volumi della Definitive Collection, divisi, diciamo così, per, per uh, tipologie. Sono tutti e tre i numeri 1, perché? Perché questi qua praticamente ogni eh, tre mesi, fatti i numeri 1, poi escono tutti i numeri 2, poi usciranno tutti i numeri 3. Allora, il primo riguarda Fantomnius, il lato gentiluomo, l'epopea d'origine eh, che riguarda tutto ciò che precede Paperinic, l'avvento di Paperinic. Volume numero 2 con la figura di Darkenblot, anche questa è abbastanza nuova nell'ambiente della Disney contemporanea con questo macchianiera futuristico che appunto si chiama Darkenblot e l'ultimissimo uscito poco tempo fa Pippo Reporter eh, qualcosa di forse un po' troppo moderno ma nello stesso tempo è retro per ricercare un po' le origini degli States abbiamo qui poi i primi tre volumi del Fantazzo con il primo volume il ritorno di Alvaro e Alvaro colpisce ancora. Per chi non si ricordasse il fantazzo, Alvaruccio push push, se ve lo ricordate, tutte vignette comiche autoconclusive in queste strisce, eh, tutte rigorosamente mute perché non ci sono vignette fantastiche. Comunque per rilassarsi e farsi una risata, sono proprio l'ideale. Abbiamo poi questa serie abbastanza interessante che. Ho deciso di iniziare a fare perché la Panini Comics, secondo me, sta rivalutando molto bene tutto ciò che fa parte della produzione abbastanza vecchia della Disney Italia. Cosa che invece prima la Disney non faceva perché c'erano tutti questi uh, volumetti autoconclusivi o comunque volumetti con le migliori storie, però con una grafica sballata e soprattutto non divisi esattamente per tematiche quindi per la serie topo storie che è quello che, di cui ci occupiamo primo volume dal Vesuvio con furore quindi storie con Amelia Top storie 2 attenti a quei tre con storie che praticamente racchiudono le storie dove Paperino, Pippo e Paperino, Paperino, Pippo e Topolino sono insieme X Factor Ia eh, le, tutte le migliori storie ambientate nella fattoria di Nonna Papera indovina chi viene in vacanza storie di vacanze con Topolino Basettoni, minni e, ehm, e gamba di legno. Ritorno a scuola. Le migliori storie inventate sui banchi di scuola. Dei paperi. Quindi anche qualcosa di paperino paperotto. Il numero 6, La dolce vita. Storie di Ozio, sempre del nostro paperino nazionale e internazionale, volume 7, il più bello. Halloween. Ovviamente storie dedicate da Halloween. Ma attenzione, signori, perché. Eh, vi faccio vedere la storia eccola qua a pagina 33 non la vedevo paperino e le forze occulte va bene paperino e le forze occulte pagina 33 testo e disegni di Karl Barks cioè guardate guardate i disegni guardate i disegni in confronto ai nostri guardate il maestro qualcosa di semplice, squadrato ma nello stesso tempo molto molto caratterizzato qualcosa di retro, qualcosa di vintage qualcosa di americano qualcosa di genuino questo è Karl Barks eh, la particolarità di queste di queste piccole eh, monotematiche eh, volum, monotematici volumetti è il prologo, ognuna di queste ha il prologo praticamente eh, durante Cosa ne so, insomma, vedete, sono due o tre pagine, se non di più dove ci sono questi tipi di racconti, e poi c'è un, un epilogo finale, insomma, eh, dove loro si raccontano le varie storie. Il numero 8 dal diario di Topolino con macchia nera e gamba di legno, il numero 9, cerca Paperino disperatamente tutte le storie dove Paperino non è presente e veniva cercato, e l'ultimo numero uscito fino adesso, che è il numero 10: Paperi a Venezia quindi storie ambientate a Venezia o comunque in Italia vicino a Cala Grande la Topolino Platinum, il Topolino Topolino Platinum Edition storie eterne che si sono nel tempo scritte e disegnate da Kesty. le migliori storie di Casti, un autore che amo molto nella Disney contemporanea con la particolarità delle pagine metallizzate un po' una, una grezzata, una tamarrata come diremmo qua ma visto che il tamarro va di moda ogni tanto è giusto L'unico doppio volume che ho di Silvia Ziche, perché io lo dico, io odio lo stile di Silvia Ziche, è troppo, per la Disney è troppo stilizzato, è minimalista, e fa sembrare tutti gli uomini dei deficienti e tutte le donne, ovviamente super iper stratruccate, eh, come, la sua, come il suo personaggio Ludovica, appunto. Eh. Comunque, queste erano due opere imprescindibili. Paper novella, cioè il paper del Mistero e Topo Colossal. Uno degli unici volumi double fast della, della Disney, Disney Mundialau Paperau, preso semplicemente sull'onda sull dell'entusiasmo premondiale, visto che quando ci sono i mondiali la gente sembra come dire aspettare solo le partite della sera e sembra essere sempre in vacanza. Quindi, Mundialau Paperau preso proprio così a cazzo. Un volumetto interessante che racchiude le migliori storie finalmente sui bis 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 di Pippo. Qua non sono, non sono tutte tutte, però diciamo così, eh, tutte quelle che fanno parte dal 2006, dall'agosto fino al dicembre 2006, dei bis bis di Pippo, quelle divise per 10-20 pagine, insomma che hanno della storia, vedete, primo bis, Pippo Gamesh, Pippo Settete, la fusione di Pippo Stene, l'esercito di Pippo, Pippo il codice dei Pippi, insomma qualcosa di, di carino per riscoprire le origini degli antenati di Pippo, del personaggio di Pippo. Il volume numero 5 di Topolino Gol, quello dell'Inter, essendo io tifoso interista, ma eh, potete vedere con eh, Filo Sganga e Pippo interisti, invece, dall'altra parte, eh, il commissario Basettoni e Paperino, eh, che ti fanno Catania. Ovviamente, ogni riferimento è casuale. Gli altri 4 volumi li, eh, li vedrete dopo nel bonus eh, Cantina e Garage. Poi qui ci sono due volumi storici di cui gli altri sempre sono nel bonus: Zio Paperone, la collana zio Paperone. Che è praticamente la prima collana, queste sono bustate adesso quindi non ve le tiro fuori. Però le, la primissima collana che stampava, o meglio, ristampava le storie più belle di Carl Barks dedicate alla famiglia dei paperi, con zio Paperone e anche Paperino, il numero 136 e il numero 149. Ma nel reparto bonus ce ne ho degli altri. E Arriviamo, diciamo così, sulle cose più recenti: i due volumi delle origini, prima parte e seconda parte di Wizard of Mickey. Il primo in copertina variant comprata a Luca Comics in anteprima per la modica cifra di 6 euro, alla faccia della modica cifra, e invece il secondo in edizione normale 4 euro. Per chi non avesse letto Wizard of Mickey, o per chi come me è talmente pigro che tutte le volte che vuole andare a leggersi una storia di Wizard of Mickey non vuole. Uh, fare tutto il casino di trovarsi a dover spulciare i vari um, i vari topolini. Eccoci qui a un'altra testata Disneyana della Panini Comics, perché sono tutte cose ristampate da Panini Comics. Il PK Giant, colui che racchiude tutte le, mi le mirabolanti e fantastiche storie di PK che, come tutti saprete, non è la versione. Diciamo così prettamente disneyana di Paper e nick ma è quella versione italiana, diciamo, eh, creata su, eh, su stampo di, ma, di comics, infatti, anche il formato è sempre stato un po' più bislungo come proprio come i comics normali. La prima il primo numero 3K edition di PK Giant. Eh, questa si chiama Cover Sketch Edition perché eh, veniva data a varianti in modo che ognuno potesse disegnarci su quello che voleva, oppure se si riusciva a trovare un disegnatore disposto a fare la copertina, eh, sarebbe potuto avere qualcosa di, ehm, di originale. Io ovviamente sono andato dal mitico Donald Soffritti a Luca Comics di quest'anno, che gentilmente e gratuitamente, perché è una persona veramente gentile mi ha fatto questo schizzo eh, su questo P.K. Giant si è sentito anche insignito di abbastanza eh, responsabilità è una bella edizione, è bella grande eh, c'è praticamente tutto quello che c'era ehm, all'interno così del, del, della prima edizione eh, solo che è ancora più gigante numero 1, numero 2 versione normale, il vento del tempo numero 3 Xadum e numero 4 Ombre su Venere. Questi sono quelli usciti fino adesso, tutti per 3,50, tranne la Cover Sketch Edition che eh, credo sia di 4, euro. insomma, hanno fatto una versione un po' variant, un po' così. Poi abbiamo i due volumetti appena usciti dei migliori anni di 1960 e 1961. Qua la Panini Comics sta facendo un altro bel lavoro e sta ristampando le migliori storie del 1000 divise per anno con anche le copertine originali guardate qua, abbiamo Zio Paperone l'ultimo balabù di Romano Scarpa Pippo e la fattucchiera di Luciano Bottaro Lupetto e l'Uve e il Bullo Mercenario Paperino e quelli del Rififi, la banda Disney è spesso di Natale di Guido Martina, qualcosa è Giulio Chierchini del 60 ecco descrizione di cosa è successo negli anni 60, magari chi è nato, personaggi famosi. E poi le varie storie. Con eh, al suo interno, pubblicità, ma anche schede importanti del, de, dell'anno in questione: 1960 e 1961. La grande, la più importante e preziosa serie che ho della Disney Panini è Wack!, Primo numero in versione uh, Variant con il Fortuna Fallet Fortibus. Il decino portafoglio di Zeppaperone firmato da Carl Barks. qua sotto, ai tempi, è la ristampa integrale di tutte le storie scritte da Carl Barks sui paperi. Diciamo che dopo, no, non vi dico nulla, non vi anticipo nulla perché dopo lo vedete. È qualcosa di unico e fantastico. Guardate. Guardate gli oli su tela, i quadri fatti da Karl Barks fino all'età di 90 e rotti anni. Signori, tanto per farvi capire la passione dove può portare. Per dirvi il primo volume, il primo volume, ha ah, la famosa Uncle Scrooge in Only a Poor Old Man, Zio Paperone e la disfida dei dollari del marzo 1952. Ma abbiamo poi anche. Uh, Zio Paperone, un investimento culato Zio Paperone, il semaforo rosso. La stella del polo. Hank Scrooge in Back to the Klondike. Con Doretta Doremi, eh, abbiamo Paperino il pesce d'oro d'aprile. Hank Scrooge in Something Fishy Here. 1953. Insomma, si va avanti quasi per anno. E poi abbiamo invece eh, alcune mh, storie alla fine che sono state ideate da Karl Barks, ma mai disegnate perché magari scartate o perché così e sono state poi ristampate magari in Svezia e Norvegia trovate qua Walt Disney Anchor Scrooge in A Only Poor Old Man una grande copertina per la storia fatta volume 1 in edizione variant poi il 2 3 4 il 5 con la parodia degli argonauti con le arpie il 6, 7, 8, 9, 7 città di cibola, 10 avventure sui mari e 11. Quelli usciti fino adesso tutti a 5 euro, tranne il primo in edizione variant che è a 6 euro. Vi faccio vedere adesso un'ultimissima cosa perché dopo direi che abbiamo finito, non guardate solamente il casino, dopo direi che abbiamo finito praticamente. Qui dentro abbiamo, qui sotto abbiamo i primi 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumi, più c'è il 7 lì di Don Camillo a Fumetti, anzi ve lo faccio vedere qua, l'ultimo volume che è uscito adesso, il numero 7, di Don Camillo a Fumetti per tutti gli amanti della mini saga di Giovannino Guareschi, con questi disegni molto eh, moderni, diciamo così, con disegnatori di quest'oggi che ristampano delle storie vintage, anzi retro, scusate, ma sempre molto attuali anche per l'Italia di oggi. E qui abbiamo eh, gli altri numeri mancanti dal numero 20 al numero 29 di Paperinic Upgrade, che, che ve la farò vedere dopo. E il num, dal numero 3063 fino al numero 3090, che è l'ultimo uscito, domani uscirà il 3091, di, uh, di Topolino. Ultimissima cosa qui la vetrinetta con le mie statuette. Faccio collezione anche di quelle. Sì, sono un, un collezionista ossessivo compulsivo qui sopra. Da Capitan America alle giovani marmotte, da Gastone a Thor. Filosganga, dietro di Caliglia dello Zodiaco, Yoga di Cignus il mio preferito, Berghitta, Gamba di Legno, Nocciola, Gancio il dritto, la serie che sta uscendo adesso di Robottoni di Gonagai, divisa per 1, 2, 3 e 4 qui sotto, se riuscite a vederli un po'. Aspettate che facciamo così, vi apro un attimo così si vedono un po' meglio senza il vetro. Eccoli, quindi qua siamo, siamo arrivati all'uscita tipo 53-54, spero che finiscano. Dopo una... uno scompartimento dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco, tutte cose abbastanza smarze, eh? a personaggi Marvel e DC. Questi della DC sono proprio bruttini, però mi piacciono Guardate che figo il, lo spaventapasseri. E questi tre invece sono i più belli, perché poi non sono più riuscito a trovare questa Marvel Series con la Gatta Nera, Cyclope e eh, la Cosa. Qui abbiamo tre diversi Snoopy, di cui uno bellissimo con Woodstock in braccio: Linus, Lucy dei Peanuts, i personaggi principali della saga di Asterix e Obelix: uno zio Paperone con un moschettone, i personaggi di Kenny Guerriero, con questi Gashapon che davano in regalo a ogni volume della mia edizione di books e poi uh, Goku uh, e Rufy e da questa parte Mr. Satan con non mi ricordo il personaggio qua di One Piece perché non sono uh, un fan di One Piece totale non lo leggo da molto tempo scrivete nei commenti chi è questo personaggio perché non me lo ricordo e qui l'altra la, la, saga l'altra serie che sta finendo Grazias, delle statuette artigianali dipinte a mano uh, della saga dell'Hobbit Abbiamo, abbiamo Gandalf abbiamo Bart abbiamo tutti i nani Torin. Bombul, Balin abbiamo gli orchi abbiamo il governatore abbiamo Sa Saruman abbiamo, eh, si bardi dietro l'ho già detto, Gollum abbiamo Galadriel, abbiamo Tauriel abbiamo anche Legolas direi che questo è tutto per adesso, ma subito dopo avrete i bonus. Arriviamo così ad un reparto che mi sta molto molto a cuore: un reparto che, come potete notare fin da subito, riguarda libri, libri che hanno un posto speciale nel mio cuore, libri che sono significativi per me, anche non solo, diciamo, di ambiente fumettistico, eh, libri che occupano una parte della libreria. Apposite, dove ci sono solo i libri, diciamo, eh, che mh, alcuni che sto finendo di leggere, quindi devono essere alla mia portata, altri che hanno un significato particolare e altri che li tengo lì perché sono tra i miei preferiti. In realtà poi vi farò vedere tutta l'altra parte dove sono contenuti tutti i miei libri, però quella la faremo se mai in un altro video, eh, se, lo, se qualcuno lo richiede, se avete voglia, insomma vi farò vedere anche quello, sennò no poi diventa troppo lungo. Qua ce lo metto dentro perché c'è anche qualcosa di fumetto, diciamo. Allora, proprio partendo dal fumetto, questa è una pubblicazione ultimissima, Paolo Villaggio Fantozzi Forever, eh, con alcune delle avventure più famose del, del ragioniero Ugo Fantozzi disegnate su fumetto. Eh, qualcosa di veramente carino perché sta con della Cairo Editori. Il libro è libro biografia di Max Pezzali, i cowboy non mollano mai, mi è piaciucchiato, nel senso che ha raccontato obiettivamente la sua storia, diciamo. La sua storia dai primori degli 8 fino a quello che l'ha portato a diventare poi il cantante Max Pezzali. Umberto Eco, storia delle terre e dei luoghi leggendari. Questo è bellissimo. Questa è edizione addirittura illustrata. Edizione addirittura illustrata. Fai capire. L'hanno relato per Natale, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E anche questo, sempre per Natale. John, Grisham, i segreti di Grey Mountain. Io sono un amante. Uh, da. da... Di John Grisham di questi legal thriller, eh, questa per la prima volta la protagonista sarà un avvocato donna. Eh, Homer Simpson, il piccolo libro della pigrizia. Questo è qualcosa di epocale per farvi capire. Guardate, riservato a non rimuovere dall'edificio. Guardate la quantità di buoiate consigli sulla pigrizia. Guardate, è pieno di cavolatine fantastiche. Pieno di cavolatine fantastiche. Costa una botte perché costa quasi 25 euro. però sono veramente fantastica. un altro libro da leggere tutto d'un fiato l'autobiografia più obiettiva su Walt Disney di Michael Barrier uomo sognatore e genio vita di Walt Disney con la preparazione di Gian Alberto Bendazzi e, questo libro guardate per chi è amante disneyano è la come posso dire la biografia veramente più obiettiva l'ho già detto quella che caratterizza Walt Disney non Solo come un personaggio troppo autoritario, né solo come un personaggio troppo all'acqua di rose, come un nonnetto carino e basta. Esattamente lo dipinge per quello che era, perché ha preso eh, continue atti, interviste e cose rilasciate in maniera reale. Dopodiché abbiamo uh, Schultz e i Peanuts, La vita e l'arte del creatore di Snoopy, Charlie Brown and Company con quello di Marco Pellitteri. Questo è un... Uh, della Tuna Editori, che anche quello di Walt Disney e Tuna Editori fanno sempre qualcosa di molto bello. Eh, diciamo un libro, anche questo, autobiografia, autobiografia sulla storia di Charles Schultz e il, il suo rapporto con i Peanuts. Uh, di Donato Carisi Il suggeritore, questo romanzo thriller molto, molto bello, molto carino, mi è stato regalato uh, dalla mia migliore amica a Natale di qualche anno fa. E quindi questo rappresento un libro importante per me, insomma, è sempre il mio cuore. I due libri di Vittorio Feltri, qui vi prego di mantenere calmi i bu, perché ognuno ha le sue opinioni, uno, l'ultimo che è uscito, Il quarto Reich, come la Germania ha sottomesso l'Europa, insieme a Gennaro San Giuliano, e sono completamente d'accordo, e questa, idea molto carina, Vittorio Feltri e Constanze Lorenzetto presentano Buoni e Cattivi, le pagelle con il voto dei personaggi conosciuti in 50 anni di giornalismo. Uh, Feltri, per quanto sia un grande giornalista, in questi 50 anni ha incontrato molti molti personaggi, e ne ha stilato la personale la personale diciamo così ehm, pagella eh, andiamo qui sotto di Renato Brunetta Berlusconi deve cadere cronaca di un complotto sarebbe interessante leggerlo Berlusconiani e non perché dà un'idea molto plausibile di quello che è successo in questi anni il bellissimo Aristotele e i veleni di Atene di Margaret Dudy, il grande filosofo e il suo filo il suo fido Stefanos indagano su un misterioso omicidio che sconvolge la capitale greca pensatevi che questo eh, è un'ipotesi diciamo così, di eh, reato, di omicidio avvenuto all'interno dell'Atene classica, quindi del, de, del classicismo filosofico greco-atenese, proprio dell'antichità, in cui appunto si ipotizza che eh, il filosofo Aristotele e questo fido compagno Stefanos, che in greco vuol dire eh, maritato, anzi precisamente incoronato, e, um, indagano appunto come fossero dei novelli, anzi degli antichi Sherlock Holmes e, uh, e Watson la guida ai supereroi di Luca Barbieri e Gianluca Ferrari con la prefazione di Giuseppe Guidi il primo volume, superguida ai supereroi Marvel dalla A alla H eh, perché ne ho solo uno? perché l'altro non l'ho ancora trovato semplicemente se avete notizie eh, tutti, tutti, tutti divisi per ordine alfabetico i vari supergruppi Black Widow, guardate qua con le carte d'identità le schede un attimo di... perché è giusto insomma per quando si fanno anche video si parla di queste cose è giusto saperne tanto abbiamo poi eh, il PS Magazine di Will Heisner il meglio del messaggio di manutenzione preventiva qualcosa di fantastico perché degli anni 30, 40, 50 guardate se noi novembre del 51 abbiamo qui i primi sono degli anni 50 questi volumetti che venivano dati per Sensibilizzare le persone eh, a come eh, ci si poteva prevenire in tante cose, da cambiare una macchina a stare attenti a come si portava un carico: vedete, camion da rimorchi, camion comune, eccetera, un carico eccessivo. Cosa può succedere? Eh, Così idraulici, bulloni, qualcosa di bello, veramente, veramente bello. Eh, le fiabe di Hans Christian Andersen, Introduzione di Gianni Rodari, l'edizione delle Inaudi, eh, quella con le varie storie originali di Hans Christian Andersen. Eh, da cui state prese alcune delle fiabe Disney e altre favole, insomma, anche per scoprire un po' quanto Disney possa aver eh, sconvolto le fiabe originali, ovviamente in maniera positiva. Abbiamo qui poi la storia infinita di Michael Ende. Guardate, ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo. Ehm, è il libro di tutti i libri, è qualcosa di fantastico. Chi non ha letto questo libro non ha avuto un'infanzia felice, ve lo dico secondo me, perché eh, la storia è infinita. Io adesso l'ho preso in questa edizione qua e lo ammetto: io avevo visto prima al fine di leggere il libro, ma poi, dopo aver letto il libro, ho detto: Sì, sì, è proprio questo quello che eh, ci ha aiutato a crescere con dei nostri valori, oltre a quelli Disney. Questo piccolo saggio scriverà fumetti di Massimiliano De Giovanni, manuale di scrittura creativa e narrazione per immagini. Io che sto cercando sempre di più di entrare nel mondo della sceneggiatura fumettistica, perché sono, sono convinto di avere comunque un po' di inventiva, è un interessante saggio. Eh, nel far vedere questo video saluto Gigi Siviero, il mitico nostro compaesano trentino, con dedica al mio lettore più attento, Luigi Siviero, dall'11 settembre Barack Obama, la storia contemporanea nei fumetti guardate che è uno spaccato veramente fantastico eh, sugli autori e i fumetti contemporanei dopo l'11 settembre eh, fino a Barack Obama i fumetti americani e non eh, son, ci sono schede analitiche ci sono spunti di riflessione interessanti e ci sono parecchie cose che possono venire fuori all'interno di tutto questo saggio vi consiglio assolutamente di leggerlo un altro neo arrivato, il saggio su Frank Miller, il Cavaliere Oscuro di Hollywood, da Robocop a 300, passando per Sin City. di Valentino Sergi, questo devo ancora leggerlo perché l'ho preso due settimane fa, quindi... Eh, ma mi aspetto molto. Eh, di Simone Dalla Valle, come parla il tuo cane, come tu puoi parlare con lui, avendo io eh, un cane Jack Russell, insomma era, mi ispirava come libro uno dei tanti per capire magari un po' come eh, provano a relazionarsi i nostri amici a quattro zampe. Eh, la copiata fantastica del mio autore contemporaneo preferito, lo scrittore contemporaneo preferito al pari di Dan Brown, il mitico Petros Marcaris eh, e il suo personaggio, il mitico eh, il mitico commissario di polizia eh, Costas Caridos. Eh, in questi due volumi ne ho anche un altro, a dire la verità però l'altro è già, eh, già messo via. La lunga, estate del la lunga estate calda del commissario Caritos, qualcosa di, eh, di veramente bello. Guardate, le pagine sono consumate perché l'ho letto al mare, però bello, bello, bello. E fantastico per questi discaduti perché è l'ultimo, si parla proprio della situazione di adesso. In, un, um, in una visione ipotetica in cui la Grecia dovesse uscire dall'Euro, speriamo, speriamo bene. Daniela Padoan, Miti e leggende dei popoli del mondo. Questo che aveva ancora. Guardate, Banni Francesco II. Ah, questo era il mio libro di scuola delle leggende dei popoli del mondo. Di vari mondi mondo. Avevamo, guardate, Il mondo di Ghiaccia di Fuoco, Leggende vichinghe, Leggende indiane con Gilgamesh, Miti Celti. Qualcosa di fantastico. L'ho ottenuto fino adesso perché veramente mi sembra molto piaciuto. Un altro pezzo storico. Che mi è stato inviato da un mio amico conosciuto in Grecia tempo fa: è l'Alfavitarion. Anzi, scusate, l'Alfavitarion, l'abecedario Organismos Egdosus Didacti Vivlion. Praticamente sono le, le i primi abecedari di una volta. Icones Proforichis di Allora, queste sono le immagini di uh, insegnamento didattico praticamente guardate di guardate che belle che usavano i bambini degli anni 50 ma anche quelle che usano non dico tuttora però fino a dieci anni fa le usavano per insegnare ai bambini le cose di tutti i giorni abbiamo guardato l'entrata in chiesa le manifestazioni con di scuola con la rappresentazione della dea Atena ecco e guardate qua Meros Oroton allora lezione del giorno no? le lettere la iota la o le vocali no iota omicron alfa ni e la radice ma n vedete lambda la 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 Ola, la, la, Ola, la 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 ci sono le canzoncine sotto e la nini tutte le varie cose guardate qua ilia ilia e la 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 insomma tutte la um, la grammatica insegnata ai bambini greci eh, per imparare, insomma, a leggere e abbiamo poi dei dialoghi e delle storielle finali molto molto interessanti. Abbiamo poi questo libro che mi è stato regalato adesso a Natale da mia cugina. Grazie Bea, eh, il mitico Antonino cannavacciuolo lo chef che preferisco, mi ha insegnato parecchi trucchetti attraverso la televisione, ne sono veramente veramente contento. Lo sto leggendo e mi piace. Carlo Zandano, Misteriosa devozione, storie di scrittori e di cani molto amati. Questo è un libro con alcune illustrazioni, con storie vere di personaggi famosi che hanno fatto la storia e che avevano come animale da compagnia un cane o un cagnetto. Guardate ne qua il disegnetto Qui arriviamo al, prezzo, al pezzo più pregiato della collezione di libri. Qua ho solo quattro volumi perché sono quelli che devo ancora leggere, mentre gli altri della serie, che sono. 13, mi sembra, 12 o 13, sono già letti nell'altra libreria. Il mitico viaggio in Grecia di Pausania, eh, qui abbiamo il volume terzo, Laconia, il volume settimo, Caia il volume nono, La Beozia e il volume decimo, Delfi e Focide. Allora, col testo greco a fronte, quindi qualcosa di fantastico da leggere, soprattutto per me quando vado al mare, con le illustrazioni addirittura. Terra, signori, quello che eh, è, si tratta della prima primissima guida, diciamo così, turistica e non eh, dell'antichità. Pausani ha fatto un viaggio completo per tutto il territorio greco antico e ha deciso di creare questa, um, questa guida turistica da leggere non solo per gli amanti della Grecia, ma anche per chi volesse intraprendere un viaggio adesso scoprire certi luoghi storici. Leggendo nella descrizione antica per esempio le termopili per esempio ehm, per esempio meteore con i monasteri dei monaci eh, per esempio le, le falangi della calcidica per esempio il peloponneso le sporadi cavala, volos salonico, igumenizia insomma tutta una serie di cose che noi abbiamo viaggiato in lungo e largo e che eh, è bello potersi ehm Accostare, insomma, ai greci dell'antichità un volume preso circa un anno fa. Letto, bellissimo, il premio, il candidato al premio Eisner 2013 di Sean Howe, insegnatore della Marvel. Marvel Comics: Una storia di eroi e supereroi con la preparazione di Marco Lupoi, che è dell'edizione italiana, cura molti aspetti. Eh, devo dire questo è stato un bellissimo libro un saggio perché svela in retroscena di come la Marvel si è stata creata e di che casino c'è stato al suo interno per far rimanere i disegnatori proprio lavorare per la Marvel perché voi sapete che la Marvel e la DC si danno battaglia da tantissimo tempo finiamo in velocità con questi eh, tre libri di Star Wars sarebbero quattro perché ce n'è uno che è diciamo così nell'altra libreria perché ehm... L'avevo preso tempo fa, ed è la nuova quadrilogia di Star Wars, il primo volume che è Raide dell'Impero. Sono tutti di Timothy Design, Le Raide dell'Impero, edizione speciale per il ventesimo anniversario con la copertina molto um, sbrilucicosa, eh, dove eh, praticamente si narrano le vicende appena dopo la sconfitta presunta dell'impero. Poi la nuova trilogia, che sarà quella che vedremo al cinema, inizierà con Spettro dal passato. E sfida alla nuova repubblica. C'è eh, in teoria, se non vado errato, l'ultimissimo volume che fa parte, ce l'ho di là, insomma, nell'altra libreria, che si chiama L'ultima Missione, ma ve lo farò vedere più avanti se volete. Ultimissimo libro, sempre di John Grisham, I primi casi di Theodore Boone, un avvocato, serie per ragazzi del Maestro Legal Thriller, coloro che si rifanno, diciamo, a degli avvocati giovani per aiutarsi. Questo è uno dei reparti più diciamo così preziosi per me, reparto degli outsiders, io li chiamo cioè quelli che hanno un formato fuori dal comune oppure un prezzo fuori dal comune, perché sono cose insomma, che hanno costato un po' di soldi o comunque un po' di fatica a trovarli o comunque insomma, hanno un formato molto molto particolare. Iniziamo subito con questi due volumi che abbiamo qui, che è Diario di un viaggio in Giappone, anzi scusate, questo è il volume 2. Diario di un viaggio in Giappone di Remy Menegre e Sandrine Garcia. Praticamente questo è un'opera monumentale di questa, di questa coppia di francesi che è andata a visitare il Giappone e ogni cosa che hanno visitato, quantomeno di Tokyo, diciamo, e del Giappone che hanno visitato loro, è stata trasposta con notizie, mappe, ma soprattutto acquerelli qua, il tempio. Oggi, vedete, con le piccole curiosità scritte qui sotto in edascalia, con delle fotografie che loro hanno fatto, e poi hanno trasposto in disegni acquerellati il giapponese che parlava spagnolo, tutto quello che loro hanno passato nella loro, eh, diciamo così, nella loro. Guardate, questo che bello, questa, diciamo così, vedete, queste si vedono che sono fotografie, no però. Sono tutti acquerellati, fantastico. Tutte le esperienze che hanno fatto all'interno. Questo era il volume 1, e questo era il volume 2. Spoiler per quello che c'è sotto. Questo è il volume 2 che riguarda il Monte Koya. Guardate qua che bella la mappa del Giappone con tutto il loro tragitto che hanno fatto da Tokyo a Shinosaka. Il personale che saluta anche nei vagoni vuoti. Qui c'è intanto il laghetto con le carpe koi, tutta una cosa interessante, ognuno nel suo bagno è decisamente meno piacevole. Le preghiere mattutine, gli accessori del monaco moderno, vorrei dire addirittura le scarpe che portano i monaci moderni anche l'orologio, fantastico, fate, fate qua. Fudo e Aizen, la di Buddha, anche la caserma dei pompieri è piccola, è tutto minuscolo, fantastico, ecco, non per dire, al prezzo di eh, 35 euro l'uno, edito da Panini e NL, insomma, ecco perché dicevo che era qualcosa di mastodontico. La versione, diciamo così, meno dispendiosa, ma mi piaceva il fatto che fosse brossurata quindi edizione brossurata dei 300 di Frank Miller e Lynn Varley. Abbiamo visto sicuramente il film abbiamo um, assaporato la vera storia di Sparta e delle guerre persiane attraverso insomma gli occhi dei greci e questa è la graphic novel che ha ispirato il film qualcosa anche questo di mastodontico qualcosa di guardate guardate che semplicità di tavole mezzo acquerellate mezzo disegnate così ma che spazio Semantizzato per farci ragionare, riflettere sul passato e su quanto dobbiamo ringraziare la popolazione greca per averci protetto dalle insidie persiane. Guardate, guardate che simmetria la falange oplitica persiana, spartana. Scusate, fantastica! Artasers raffigurato qui esageratamente. Insomma, fighetta e brutto. Ecco. Passiamo ora alla serie, all'unico volume che ho della serie I Grandi Tesori Marvel. Questo credo sia stato uno dei primi. Capitan America: Le battaglie del bicentenario. Questo è stato un volume che hanno fatto per il bicentenario degli Stati Uniti d'America. L'accetto degli Stati Uniti d'America, diciamo. E eccolo qua: guardate, Marvel Treasury Special 1976. È un volume che hanno fatto nel 1976, con stelli presenta. Rivivi il passato dell'America con Capitan America, leggenda vivente della seconda guerra mondiale. Mr. Buddha, abbiamo qui dentro il supereroe perduto, compatrioti americani, qui è la gloria, il volto del futuro e le illustrazioni. Buon compleanno America. Guardate, allora qui di giorgio Lavagna una piccola introduzione sul 1976. Qua il capitolo 1 con Mr. Buddha, le storie, insomma le avventure di Capitano America in formato gigante, fantastico. Fanta guardate, un Capitano America che vive le varie battaglie o i vari momenti storici che hanno caratterizzato la, ehm, la storia, diciamo così, degli Stati Uniti d'America, cosa qualcosa di fantastico. Per arrivare fino alla fine, volevo farvi vedere, ecco qua, guardate, guardate questa, la locandina, diciamo così, eh, commemorativa, in cui Capitan America stringe la mano allo zio Sam e dice: Congratulazioni, Sam, sei giovane e in forma come sempre. Buon duecentesimo compleanno. E qui Giorgio Lavagna ci regala qualche altra piccola chicca all'interno di queste piccole rubriche. Il re e io, Il ritorno del re, e per re intendiamo Jack Kirby. 1976 il ritorno alla Marvel, Gli Eterni, Sulle ali del volatore notturno Capitan America, Capitan America and Falcon. Bellissima questa quest'altro quadro disegnato commemorativo con scritto Sincerely Yours Captain America and Bucky Bucky Barnes assonanza con il mio cognome Barney è la spalla di Captain America fin dalla seconda guerra mondiale qualcosa di fantastico Machine Man dopo la Marvel e qui una bellissima e unica eh, perché non ho mai trovato in questo formato qui eh, scheda sulle origini di Steve Rogers Captain America insomma come è nato nel 1922 a Manhattan nell'Over East Side, Steve Rogers, e qua una piccola scheda su King Kirby, l'uomo del suo tempo, sempre da Johnny Lavani ecco, per arrivare a questa tavola finale con Stan Lee e Jack Kirby, insomma, che disegnano scusate, Jack Kirby che disegna, insomma, tutti i superhero della Marvel, lo scudo, e così finisce. Questo voleva la pena farvelo vedere bene. Ah scusate mi sono dimenticato di dire che questo 15 euro, mentre invece eh, Mark Miller 309,90 euro. Il libro 1 di Skymasters of the Space Force, restiamo nel 1958, negli anni 50, quindi restiamo con Jack Kirby e Wally questo primo, eh, questo esploratore dello spazio, e con, guardate, un altro volume, voglio dire, molto mastodontico e fantastico pieno di rubriche che io adoro perché io adoro leggere queste queste rubrichette qua guardate insomma sky Masters, vi faccio vedere le vignette che sono quasi da striscia quotidiana da quotidiano diciamo così da striscia quotidiana dei giornali ed ecco qui insomma in bianco e nero perché logicamente è un'opera chiara in bianco e nero stampata su questi quotidiani però non può mancare per gli amanti insomma del, del fumetto americano d'epoca ed eccezione questo 19,90€, eccolo qui, il mitico Jack Kirby, la sua foto. Questo volumazzo pazzesco è DC Comics, hanno per anno una storia per immagini con due stampe esclusive. Allora vi faccio vedere qui questo cofanetto, adesso se riesco a tirarlo fuori perché è qualcosa di pesante, euro 49 quindi insomma 50€ euro di roba, però vi assicuro che ne vale la pena perché al di là delle stampe esclusive le posso far vedere qua ecco, vedete, sono tipo così disegnato da Ryan Suk che sono tenute qua questo è proprio la uh, cronistoria, diciamo della DC Comics tramite immagini e schede anno per anno, Lo vedete qui? 1940 Flash Comics numero 1 Action Comics 23 aprile mese per mese con tutti i disegni e le illustrazioni maggiori, proprio diciamo una specie di catalogo enorme con tutto quello che è stato pubblicato di più importante, diciamo così la copertina migliore, le storie, quali volumi vale la pena leggere e tutte le notizie del, del tempo, vedete, fantastico fantastico arriviamo dal 1950 praticamente fino al 2000 e, credo, e 4, esatto, 2004 con gli indici guardate la bellissima bellissima immagine del cavaliere oscuro qua no 2010 scusate con 2010 proprio qui sul finire e in fondo dopo gli indici questa bella copertina in bianco e nero da questa parte, come da quella continuazione di questa. È stato fatto per ehm, commemorare i 75 anni della DC Comics. Quindi una cosa che ho fatto un po' fatica a trovare, diciamo così, ma che ne è valsa la pena per conoscere un attimo la storia di quello che leggiamo. Andiamo avanti, abbiamo questo volumetto di Stan Lee presente, Io sono Capitano America, il volumetto ci va per dire che racchiude anche questo Noi, avete capito sono un feticista di Captain America nel senso tutto quello che è di K a me piace anche qui cose molto più semplici si va dal, dalle ultime storie del 2009 come Origin, Sentinel of Liberty fino a qualcosa di un po' più vecchiotto tipo del 98 e del 99 eh, però sono tutte storie diciamo così nuove dell'epoca contemporanea, rivisitate addirittura questo mini-romanzo per, per capire un attimo le origini di Steve Rogers, cosa l'ha portato nell'esercito, le, le celebrità e i personaggi con cui ha avuto a che fare durante la seconda guerra mondiale i suoi nemici i suoi amori e qua poi iniziano le varie storie in un formato... guardate guardate com'era Steve Rogers prima del suo di nel 1940 a Brooklyn con delle storie, insomma, ehm, tra le migliori più rappresentative, diciamo, per fare una piccola cronistoria. Mitico il teschio rosso, qualche tavola, ecco, mi è molto piaciuto questo qua, l'ho trovato alla fiera del fumetto di Villafranca l'anno scorso, 29,90€. Poi abbiamo i primi due volumetti, andranno avanti spero un bel po' di questi volumi qua, di Alex Senator, fate un po' di peli qua del Milo, Alex Senato DJ Martin Antonio Magninetti De Marez fantastico questo è uno spaccato fantasioso della vita di un senatore romano guardate, guardate che bella guardate che bella l'interno della copertina con il senato ognuno con un'espressione diversa ognuno con i suoi tramaci i suoi affari luschi per far capire questo primo volume Le aquile di sangue che insomma anche Roma aveva i, i, suoi, i suoi casini, le sue persone corrotte, i suoi malvagi, ma anche le persone di buon cuore, come questo senatore che eh, tenterà di eh, appunto far scoprire, far venire al, allo scoperto appunto dei eh, degli omicidi, qualcosa di anche esoterico all'interno della della cosa del, della vita romana, il bello di questi volumi è che alla fine tutto quello che viene nominato in latino, diciamo per Augusto l'uomo che non poteva essere, viene nominato alla fine in questa rubrichetta finale di qualche pagina per dare i cenni storici: Augusto, imperatore, il capo militare, le legioni Pontifex, Alex Gracco, il primo dei senatori, principe Senato, tutta una serie di cose per far capire, insomma pater famiglia insomma, per far capire eh, i vari i vari i vari nomi insomma delle, delle parole varie parole latine insomma e qui non vedo il prezzo a dire la verità perché non, non lo vedo qui in fondo non c'è credo comunque che siano cose da 12,90 euro 12 o 15,90 euro questo è il volume 1 eh, le aquile di sangue e il volume 2 è uscito da pochissimo l'ultimo faraone eccoci qua invece come ultima cosa qui la serie che sta uscendo adesso in, in edicola con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport finalmente hanno fatto un formato che costi decentemente, nel senso che costano 5,99€ insomma 5€ euro costano eh, no no, 5€, euro, non 5,99€ 5€, 5 euro, insomma e di una epoca senza di un'opera un, di un che non ha epoca, una cosa senza tempo di Goscinny e Uderzo Asterix le serie di Asterix vi faccio vedere solo un volumetto dentro per farvi capire chi non conoscesse Asterix chiunque legge fumetti non può esimersi da avere una raccolta eh, o almeno averne qualcuna di queste, di, di queste opere di Asterix, perché è qualcosa di veramente bello. Queste vanno godute in santa pace, in tranquillità, e vanno lette perché in ogni pagina, che ha un formato molto grande, c'è tanto da leggere. E qua, infine, dopo la storia, mettono, hanno, messo, hanno deciso di. Eh, mettere qualcosa su qualche scheda tecnica, come al solito per i più. Guardate che bella dietro le quinte con Gocchini Uderzo, fantastico, sono molto, molto carino e abbiamo ne sono usciti sei volumi. L'uno Asterix e Cleopatra, il 2 Asterix e il giro di Gallia, 3 Asterix e il regno degli dei, 4 asterix alle Olimpiadi, 5 Asterix in Corsica, 6 Asterix in Iberia, 7 Asterix e i Normanni, uno degli ultimi, e 8 Asterix e gli Elvezzi, che è l'ultimo che è uscito proprio ieri, mercoledì scorso. Eccoci qua come vi avevo promesso, scusate il rimuovo della voce, ma siamo nella parte, eh, diciamo così, in garage, in una delle due parti bonus che avevo intenzione di farvi vedere, di mostrarvi. Qui c'è un po' di tutto, ma più che altro abbiamo la Disney, la Disney quella di una volta. Ecco, apriamo qui. Subito, qui sopra, a parte queste due serie di fumetti che devono, di manga che devono ancora, devono ancora trovare posto su in camera, Shigurui Le spade della vendetta in 15 numeri. Completo, questo sarebbe il caso di farne una recensione. Molto, molto bello. Però, è molto, molto crudo in 38 volumi la serie di Yu-Gi-Oh! L'eroe della tv. Questo, per, per la mia infanzia, per la mia adolescenza, è stato veramente, veramente carino. Prima che arrivasse tutto il gioco. Di carte collezionabili, qui abbiamo la serie completa che è uscita in edicola con la gazzetta dello sport sul super mondiale, i primi quattro numeri di Topogol Gol dell'edizione Panini Comics con questo numero 22, che non so cosa ci faccia qui di paper nick upgrade. Perché di solito la serie è da un'altra parte, ecco la serie qui delle ristampe dei primissimi numeri di Topolino dal 1930 fino al 1950, anzi per l'esattezza vi dirò il numero 1, eccolo qui faccio vedere il numero 1, la ristampa, 1949 con le 100 pagine, 60 lire dell'epoca qui sotto c'è un, vabbè, un puzzle, come capirete la mia squadra del cuore è l'Inter nessuna è perfetta la bellissima serie che si è interrotta con il numero 36 ed è stato un peccato ha cambiato formato un paio di volte il disney comics era stato fatto eh, una recensione tira l'altra, non mi ricordo, perché eh, aveva la particolarità di avere quasi sempre storie prese dall'estero avventure lontane, ristampavano un po' i mega 2000, 3000, tutto quello che eh, non faceva parte proprio di topolino giornaletto qui sotto la raccolta completa degli album di figurine della Panini dal 1961 fino al 2011-2012 con i, i vari album eh, bonus, quello sulla Germania 2006, Spagna 82, questa è una delle serie più belle che avevo preso ai tempi. Edicola Dis Tesori Disney, scusate dal numero 1 al numero 16, poi si è interrotta anche questa, quella che ristampava le grandi saghe interessanti, insomma molto, molto belle italiane, da Paperino nel fantastico mondo di Reginella, poi abbiamo Storia e Gloria della dinastia dei Paperi, Grandi Navigatori, la Saga di Messer Papero, Paperino il e Paladino, e le prime leggende di Topolino Kid, eccetera. Qui sopra abbiamo delle chicche, abbiamo la versione di Paperino greca, Donald perché loro usano i nomi eh, originali americani e li trasbordano? Donald o Donald tramite Stidulia, vuol dire Paperino si rimette al lavoro. Qui sotto abbiamo gli altri numeri vecchi, stravecchi delle ristampe di Topolino. Ovviamente, questi non sono quelli originali. Qui abbiamo proprio il reparto tutto il reparto greco, tra cui Mickey Mouse, cioè il topolino greco, e Donald, il paperino greco. Guardate qua la Mickey Mouse, ha quattro storie e costa, non so se si vede, euro a quattro storie. Guardate che fantastico questo numero qua, Mickey Mouse per i pezzi e sastinellada, Topolino, <ride> il numero greco, è uscito solo in Grecia, paperino e le avventure in Grecia, per i pezzi in Grecia. Qui sotto abbiamo i topolini originali più vecchi che ho, a parte questo, scusate, con i topolini originali più vecchi che ho. Il numero 1328, 1261, il ce n'è anche qualcuno è eh, sotto al numero 1000, ma adesso non lo trovo. Comunque, vabbè. Qui sotto abbiamo Tre numeri ma c'è anche il, il primo eh, di una collana che la disney è fatta in collaborazione con adesso non mi ricordo se era l'agip o eh, l'agip o il q tu andavi a fare il pieno se facevi almeno 20 euro ti regalavano uno di questi eh, volumi uno era su topolino uno su paperino uno su zio paperone e l'altro su pippo questa era un'altra bellissima eh, serie che ho completato in 30 numeri sempre che usciva con la gazzetta dello sport i mitici Disney ogni volume aveva una sua eh, aveva una sua moneta celebrativa da Topolino fino a Zapotec passando per Zio Paperone Minnie, Pluto Etabeta Archimede, Gamba di Legno, Brigitte insomma tutti un po' i personaggi di Topolino e di Paperopoli della Disney e qui sotto infine abbiamo la serie di -nick Upgrade upgrade dall'1 al 19, mancano il 20 e il 21, ma penso che siano di sopra perché devo averli riletti. E uh, il 22, poi gli altri sono tutti di sopra perché alcuni li devo ancora leggere. Con queste sempre copertine molto scintillanti, tutta la ristampa dal numero 1 al numero 100 di Dylan Dog, ristampati con la Gazzetta dello Sport e con il Gia della Sera. Insomma, adesso non starò qui a farveli vedere tutti, però è solo per darvi un'idea. Questi letti, tutti penso siano così migliori. E questi due volumetti di Dylan Dog, presenta Grucio, l'uomo con la bombetta e la cosa misteriosa che vive dietro il frigorifero, eh, storia in cui è protagonista, comunque, Grucio al posto di Dylan Dog. Insomma, o comunque è una figura principale. Ed eccoci arrivati infine, invece, al secondo armadio. Quello che è un po' più non noioso ma che comunque ha più o meno lo stesso tema quindi qua non lo farò vedere tutto questa è più o meno tutta la collezione di topolino che io ho approntato nel corso degli anni diciamo così eh, dei numeri più vecchi che sono qua sotto il più vecchio credo sia questo qua il numero 718 il più vecchi credo di non averne poi gli abbonamenti i numeri 1000 eccetera Qui dietro mi dispiace che si veda poco, comunque sono i numeri di Dylan Dog, quelli originali che io avevo in prima ristampa o proprio originali originali, dai primi numeri tipo il 22, fino poi al 289 300 e si passa oltre, comunque sono ben due file. Sotto non si vede, comunque sono due file. E qui, per completare l'armadio, abbiamo qui dietro tutti i numeri del The Complete Peanuts di Charles Schultz. E' praticamente la raccolta, un attimo definitiva, dagli anni 50 fino al, diciamo all'anno 2000, delle strisce quotidiane di Charles Schulz divise, dipinto divise proprio per giorno. Eh? Ogni giorno dell'anno divise per mese, per esempio qui aprile 1953, in bianco e nero, fantastiche, anche quella domenicale che era una, una pagina. Adesso passiamo con l'ultima scorsa sui topolini. Ho avuto l'abbonamento topolino dal, 2000, dal 2004 come anno? Dal 2004 fino al 2007-2008, mi sembra, non tanti anni. Poi ho iniziato ad acquistarlo eh, dopo ho piantato lì di nuovo, cioè ho smesso e vi spiegherò poi il perché in un video a sé stante, perché la Disney, insomma, merita dei video a sé stanti, la Disney Italia. E poi ho iniziato ad acquistarlo adesso con l'avvento della Panini, che ha cambiato un po' di cose, secondo me. Passiamo adesso all'ultima cosa bonus, che forse è una delle più belle. E qui passiamo all'ultima libreria bonus, diciamo che questa invece fa parte della cantina perché ci sono le cose, eh, non quelle più vecchie, ma le serie grandi, troppo grandi che magari non riesco a tenere in, uh, in camera, insomma, perché dopo averle lette una volta è bello farne un archivio per andare a cercarle, insomma, quando si vuole. Parto da quella più recente, che è la DC Comics Stories in 24 volumi. Che eh, diciamo rappresenta che sole 24 ore è uscita eh, tempo fa, insomma 7,99 è un prezzo tutto sommato accettabile. Comunque le ristampe storiche delle avventure di Batman, Superman, eh, Justice League America, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde, eh, Freccia Verde, quello che si vuole. Wonder Woman, guardate qua qualche copertina. Dei numeri un po' storici, insomma, quelli che hanno fatto la storia della, della DC Comics era interessante averlo perché se si va per un neofita come me della DC è un po' difficile, insomma, riuscire a trovare i numeri giusti da, da poter con cui poter cominciare, insomma, a leggere. è poi uscita per edizione supereroi, anche questo con la Gazzetta dello Sport e questo riguardante la Marvel, supereroi, le grandi saghe del mondo Marvel che hanno fatto anche questa la storia, in 30 volumi, abbiamo Assedio, abbiamo Thor il Seme di Galactus, Spider-Man alla grande, insomma ne abbiamo tanti, un Crusso, altro Thor, Avengers, Illuminati, bellissima, io sono Wolverine, Qualcosa di particolare per gli amanti del, dell'X-Men, per eccellenza. Moon Knight, La leggenda di Consume Spider-Man, spider island bellissima spider island non me ne vogliono gli, sfegat gli sfegatati di Spider-Man. War i due volumi su Warlock, La minaccia di Thanos sulla e sulla controterra. Spider-Man, i fantastici 4. Qui sopra abbiamo poi sempre per la gazzetta dello sport la serie in 30 volumi di Ultimate Spider-Man devo dire che ero molto, eh, come dire, molto restio a comprarla e a leggerla però se si vuole eh, diciamo così avere una visione ampia della Marvel bisogna eh, leggere anche questo mi ha un po' deluso rispetto allo Spider-Man classico ma comunque la più bella è stata, è il volume che mi piace di più è I Cavalieri i cavalieri e anche Morte di un Goblin non è stata male, comunque i cavalieri, c'è anche il Dottor Strange, è uno dei miei preferiti. Qui sotto invece abbiamo la serie sempre per eh, le 24 ore La Gazzetta dello Sport, dal numero 1 al numero 51 completa, qua ci sono anche dietro, la serie che ehm, ristampa l'Opera Omnia di Romano Scarpa. Ha fatto di quelle storie Romano Scarpa insomma, in tutti questi anni, che sono da avere, secondo me, per ogni Disney anno puro: da Paperino e i gamberi in Salmi, fino a Topolino alle Olimpiadi, da Zio Paperone e La Sabbiatura Funesta, fino a Topolino e Le Dolcezze di Natale e altre storie, con delle piccole chicche all'interno. Ovviamente, non ci sono solo le sue storie, ma anche eh, le storie in cui ha collaborato con altri. Qui dietro c'è la serie di cui vado più fiero, Disneyanamente parlando. Adesso vi faccio vedere un volume se ce la faccio. È la serie in 47 volumi più uno speciale della Grande Dinastia dei Papri. Ne hanno parlato in molti. Io ho deciso di fare questa... questo investimento. Ai tempi era 7,90 euro. Più il prezzo del quotidiano. Comunque sono 7,90 euro. Dove ristampava tutte le storie di Karl Barks tutte quante con qualcosa diciamo così di speciale la scheda di registrazione di ogni eh, storia con la copertina originale del Walt Disney's Comics and Stories a 10 cent disegni e trame e storie veramente veramente fantastiche quindi tutte le più grandi avventure dei papri di Carl Bucks cosa che sta facendo adesso la Disney, la Disney Panini si sì, con WAC Qui avanti c'era una serie che avevo fatto ai tempi con tutte le targhe degli Stati Uniti d'America adesso sto pensando di appenderle o in garage o da qualche parte, insomma, devo trovarci il posto abbiamo il Michigan, abbiamo l'Indiana, insomma, abbiamo, abbiamo il Nevada erano veramente belle, erano veramente belle qua sotto abbiamo una delle... un'altra delle più belle eh, serie che avevo ai tempi adesso vi faccio vedere Questa è un'altra delle più belle, eh, diciamo così, eh, collane, le raccolte che avevo fatto per la di Agostini, ne dico, è uscita la Disney Story dal 1928 fino al 1975. Tutti i volumi, un fascicoletto che conteneva, eh, diciamo, notizie, curiosità e cronologie sul... Eh, sull'anno in questione, guardate qua l'aviazione, con l'aviazione si vince, qua siamo nel 1943, quindi in piena seconda guerra mondiale, guardate qua ci parla dello special del Thor Ferdinando, mamma mia che bella, le Silicon e oltre a questo usciva sempre una targa, una targa storica, bellissima, eh, di, una, di un cortometraggio, una storia di quell'anno lì, Walt Disney presents Mickey Mouse, The Simple Things, color by technicolor. È molto molto bella, io non riesco a farla vedere senza, troppi, senza troppe luci. Comunque è veramente veramente un qualcosa di storico, magari un giorno le faremo vedere tutte. Invece qui, per 38 volumi, un'altra delle serie che non possono mancare, diciamo così, agli afficionados della Disney... In 38 volumi la stampa dell'opera omnia delle strisce quotidiane di Floyd Gottferson, il primo disegnatore di Topolino dopo Ub Iwerks. Diciamo, no? uh, Floyd Gottferson, colui che, uh, a cui venne demandato diciamo, tutto uh, l'ambaradam di Ub Iwerks quando se ne andò e litigò con lo zio Walt. Vi faccio vedere, qua, Beh, questa è la cronologia, abbiamo beccato proprio la cronologia però. Guardate, ci sono anche degli special qua nell'ultimo volume, con degli special su Cenerentola. Vediamo altre immagini. Guardate qua, le copertine, gli schizzi, il primo incontro con Macchia Nera. Insomma, tutta una serie di, di cose veramente, veramente interessanti, sempre per noi disegnani. E chiudiamo, poi, sul serio, con le ultime due, le ultime due serie, non un po' difficili da trovare. Qua sono... Tutti eh, i classici della letteratura Disney, che sono praticamente le parodie disneyane dei capolavori della letteratura mondiale, no? dai viaggi di Gulliver a Guerra e Pace, eh, Paperini e tre moschettieri, Il Conte di Monte Cristo, La storia di Marco Polo: eh, insomma, questo era in 30 volumi. Questo storico, e questa qua sotto, che adesso non riesco a farvele vedere tutte. Comunque era una serie è uscita in 11 volumi, poi l'hanno bloccata lì ovviamente, in cui si stampavano le storie dell'animazione Disney eh, solo su fumetto, da 2 a 2, dal primo volume Rattatui Il libro della giungla, Cenerentola, Pinocchio, Re Leone, Bambi, Biancaneve, Re Leone, Timone e Pumba, quindi il 3, La sirene traspare la roccia, Peter Pan, Mulan, gli incredibili Toy Story, La bella Dormontata nel bosco, Gli aristogatti, La bella e la bestia, La carica di 101, e finivano con Aladdin e Lily Vagabondo perché poi si vede che non ha venduto ok